Buonasera, ben ritrovati. Nuovo appuntamento di Dilettanti per Dire, in questo lunedì un po' particolare perché daremo ampio spazio nella parte iniziale alla 29esima edizione della Castagna d'Oro dello Juventus Club Mottarone che premia Arturo Vidal. Dunque avremo le interviste che arrivano proprio dall'Hotel Dino di Baveno. Dicevamo che abbiamo due ospiti, perché appunto abbiamo un grande spazio con la Castagna d'Oro, tante tantissime partite, ma che ospiti dopo 3-4 pacchi. Finalmente si è materializzato perché l'avevo annunciato già due o tre Eh volte beh, insomma. la domenica sportivamente per il successivo lunedì e poi non è venuto, però questa volta è venuto Mauro Gaglia, direttore sportivo del Baveno. Ciao Mauro. Buonasera a tutti. Ciao Insieme a lui Angelo Ferri, agente FIFA. Ciao Angelo. Daniele, una buona serata a tutti i telespettatori. È partito il mercato oggi con la riapertura delle liste, dunque Angelo ci dovrai svelare i primi movimenti, quali saranno a tuo giudizio, le squadre più attive, anzi te lo chiedo subito, qual è la squadra che si rinforzerà di più in Serie D, in eccellenza e in promozione in questa finestra? Ma credo in Serie D, parlando delle squadre della nostra zona, presumo tutti e tre, sia Gozzano che Verbania che Borgomanero, si rinforzeranno. Entrambe, tutte e tre, manca una prima punta, quindi credo che sia Verbania che Gozzano che Borgomanero lavoreranno in questo senso. Ora dirti quale sarà l'attaccante che prende il Verbania, il Gozzano e il Borgomanero, al momento non te lo so dire, comunque sia Però un questo. identikit, un giocatore che potrebbe fare al caso di queste tre squadre, qual è secondo te? Ma il identikit è una prima punta centrale, ti faccio l'esempio, potrebbe essere una prima punta tipo Marzeglia, ovviamente Marzeglia È andato a Seregno. non sarà l'attaccante di nessuna di queste tre squadre. Allora, Angelo non ce l'ha dette, Mauro, secondo te, chi è, visto che voi vi sentite, siete andati a Sì. pranzo oggi insieme, questa notte vi date la Sì, buonanotte, vi viva. sentite sempre. Ma no, secondo me, sembra che le voci dicano che c'è un ritorno sicuro di Maira a Gozzano Assolutamente, questo sì. come prima punta. Borgomanero non lo so perché da quando è iniziato il campionato ha fatto una sequenza di punte, di mezze punte, di seconde punte. Adesso non lo so il nuovo mister Beh, cosa intenda fare. sicuramente Borgomanero Viscomi è già quasi ufficiale, quindi Infatti. questo potrebbe Francesco essere. Viscomi, l'abbiamo già detto appunto ieri sportivamente, oramai dovrebbe vestire la maglia rosso-blu. Immagino che parta un centrale, Merlin che non ha più giocato nelle ultime partite, è l'indiziato numero Anche Picco potrebbe essere l'altro indiziato. Io in questo momento ti dico più Picco che Merlin, forse, come in uscita da Borgomanero. uno. Merlin sta Perfetto. giocando poco. Sì, sta giocando molto poco. Invece a Verbania abbiamo riportato quest'oggi e poi andiamo a vedere le interviste della Castagna d'Oro con Andrea Paleari. Abbiamo riportato sul nostro sito, insomma, lo sfogo sia del presidente Enrico Montani sia del direttore sportivo Francesca Pangallo per la pessima prestazione di ieri sul campo del Rapallo Bogliasco. In uscita tantissimi giocatori, i due portieri, Luciani che va in Serie D al Terracina se non ricordo male, Mandelli lasciato a casa. E poi ci sono tutta una serie di giocatori probabilmente in partenza, Bartinella, Benabid, Traini, Soelin, insomma Frascoia si è accasato al Ceversama, un'altra rivoluzione. Parleremo dopo di Verbania, parleremo di eccellenza di promozione, adesso andiamo all'Hotel Dino di Baveno dove Andrea Paleari ha intervistato per noi i protagonisti della 29esima edizione della Castagna d'Oro dello Juventus Club Mottarone. Livio Maggi, 29esima Castagna d'Oro ad Arturo Vidal, perché? Le motivazioni? Beh, le motivazioni sono più che lampanti. Un giocatore che ha fatto un salto di qualità alla Juve, sia quest'anno sia l'anno scorso, sia gli anni che è qui nella Juventus. E meritava questo premio che l'ha dato il popolo bianconero nella Castagna d'Oro della Juventus Club Mottarone. Un bilancio di questi 29 anni. 29 anni sono stati lunghi ed era il mio sogno di arrivare ai 30. Sto arrivando, sto facendo lo sprint, penso che il 30esimo di arrivare, poi vediamo se ci sono nuove forze, nuove leve che ci permettono di andare avanti, ci terrei che la castagna va avanti, però il mio sogno era quello di arrivare a 30 e di portare in questi 30 anni che abbiamo fatto una beneficenza, perché quello che conta è la beneficenza. Anche quella scuola in Etiopia e poi tante cose che faremo nell'anno, ecco. Giuseppe Marotta, presente quest'oggi qui al Dino di Baveno, una testimonianza diretta di questo attaccamento al club. Ma mi sembra una forma di riconoscenza verso
tutta questa gente bianconera che dedicano tempo, risorse per sostenere i nostri colori, per incitare i nostri beniamini in occasione delle partite casalinghe e non solo, quindi mi sembra che sia il minimo. Soprattutto questa è una tradizione che ormai si ripete da 29 anni, di conseguenza credo che sia proprio da prendere come esempio non solo nella regione ma direi in tutta l'Italia bianconera, e quindi la mia presenza e la presenza di tutta la società a far partire dal Presidente Agnelli. Mister Pedullà, da poco ritornato sulla panchina della Igor Novara, la sua presenza questa sera qui alla 29esima Castagna d'Oro del Mottarone. Beh, insomma, dove c'è sport è giusto che ci sia anche la pallavolo, e poi tutto sommato è una presenza anche perché Igor è uno degli sponsor della manifestazione e di conseguenza era giusta che ci fosse la nostra presenza e rappresentanza della squadra di pallavolo. Dunque, abbiamo visto l'intervista del Juventus Club Mottarone. Voglio coinvolgervi su un tema, visto che siete entrambi con grande passione juventina, no? Sia Mauro che Angelo Ferri. Ah, incredibile. Mi è proprio nel cuore. Ok. Si è parlato tanto di questi bambini nelle curve e a posto di incensare questa iniziativa, oggi nel paese dell'ipocrisia che è l'Italia, si scandalizza perché i bambini hanno usato un termine poco simpatico, non possiamo riportarlo in televisione, sul rinvio dei portieri come fanno i grandi. Cioè si cerca sempre di enfatizzare il messaggio negativo. Sì, beh, questo è abbastanza normale, soprattutto da noi. Sicuramente la parte che bisognava sottolineare di più era il fatto che 12.000 bambini sono andati allo stadio, hanno sostituito quello che era la curve, che purtroppo hanno questo divieto per alcune settimane di andare a vedere la loro partita, ed era molto importante sottolineare il fatto che tutte le varie associazioni sono riuscite a portare 12.000 bambini allo stadio. Se si riusciva a evitare evidentemente che certo, ci fosse anche questo appellativo, ogni volta che il portiere rinviava era meglio, però insomma non bisognerebbe rimarcare solo quello ma rimarcare anche il resto dell'iniziativa. Angelo? Sì, ottima iniziativa, nulla da dire sul quello che hai detto tu prima. Ovvio, in Italia si cerca sempre la polemica e si è riuscita a farla anche in questo caso. Se sui bambini però mi sembra veramente un po' eccessivo. Poi Daniele, lo diciamo anche fuori onda, era uscita anche la storia che c'erano anche dei grandi insieme ai bambini. Mi sembra abbastanza ovvio che 12.000 bambini non possono entrare allo stadio. Da soli era impossibile. Immagino che non potessero andare a prendere treno, metropolitane o bus per recarsi al Juventus Stadium. Vabbè, abbiamo visto la festa della Juventus Club della Castagna d'Oro. Juve imbattibile in campionato, Mauro? Secondo me sì. Secondo me, cioè, soprattutto se non dovesse proseguire, come io spero, nella Coppa dei Campioni o nella Champions, sicuramente non c'è storia, ma secondo me anche se va avanti nella Champions, la Juve in Italia è troppo forte. Il Napoli sta andando al suo posto, secondo me, perché dopo i primi momenti di esaltazione per Higuaín e il resto dei giocatori stavo tenendo forse più del dovuto, perché giocatori come Albiol, Caleon, che non giocavano mai dall'altra parte, qua avevano, secondo me, non è la principale antagonista, voglio dire. Abbiamo fatto venire Angelo Ferri perché oggi abbiamo da annunciare una bomba. Aia. La bomba è che Paul Pogba lascia Mino Raiola e prende Angelo Ferri. Prende la procura di Paul Pogba. Sì, possiamo annunciare anche il rinnovo di... Sì, infatti finita la trasmissione andrò subito a Baveno a firmare Arturo Vidal, a firmare Pogba. L'accordo. Dunque, torniamo a serie e andiamo in grafica con la serie di Girone A. No? Ieri non si è giocata una partita che in un certo senso interessava il Verbania, visto che era quella tra Albese e Lavagnese, Albese che sarà la prossima avversaria in trasferta del Verbania, mentre domenica prossima giocherà in casa. Una partita a questo punto direi, non dico da spareggio, sì. ma quasi, perché il match con la Folgore Caratese sa tanto, non di ultima spiaggia, però insomma, Mauro e poi Angelo. Beh, sicuramente il Verbania nelle prossime due partite, se non fa punti, diventa veramente, veramente difficile. Come dicevi prima tu, se c'è anche un'ennesima rivoluzione in atto per un cambio di giocatori, visto che ha lasciato a casa due portieri, lascia a casa diversi giocatori, sinceramente non lo so con che spirito possa affrontare queste due partite, perché sono importanti, serviranno altri giocatori, sono giocatori che anche il mister... Da testare, certo. Sono nuovi, non lo so, sarà sicuramente una situazione molto difficile. Angelo, secondo te quanto è difficile anche il lavoro di Oliva in queste condizioni? Molto difficile, ma io credo che queste due domeniche sono fondamentali, soprattutto la partita con la Caratese. Io ho visto la Caratese due settimane fa
in casa col Borgo Sesia ed è una squadra che ha tantissime difficoltà. Però dovrebbe prendere 4-5 giocatori già questa settimana. Ecco, infatti arrivo a questo punto qua. È ovvio che incontrarla probabilmente nelle scorse settimane sarebbe stato un pochino più facile, proprio perché qualità veramente poca. A parte un paio di giocatori che hanno giocato in categorie superiori, io ho visto una squadra ma proprio anche in difficoltà dal punto di vista del gioco. La partita era col Borgosese, è finita 4-0, con Borgosese che ha giocato forte. Una partita però normalissima. Tennistico 6-0 del Borgosese, ma hai dato l'assist. La Novese ha esonerato Banchieri, questo possiamo ufficializzarlo. Per la panchina si parla di Iacolino. Iacolino era già un nome che circolava già nelle scorse settimane. Questo è quello che so anch'io, potrebbe essere il nuovo allenatore. Certo che, permettimi una battuta, Banchieri si era un po' tirata da solo, visto che 3 settimane fa aveva dichiarato che era la Novese migliore dal 22, cioè dallo scudetto la Novese. Sì, effettivamente in 3 settimane è passata da risultati clamorosi, sì, dal positivo al negativo. Dalla migliore del 22 alla peggiore del 22. È vero, infatti ieri grande contestazione anche da parte dei dirigenti e dell'indirizzo del mister, quindi questa mattina la decisione di sollevarlo dall'incarico, mentre se vediamo la classifica, lo ha incensato Mauro prima, lo hai incensato tu, questo Borgosesia continua veramente a stupire. E io non lo dico perché ho avuto qui Manzo un mese fa ospite, però questo è veramente un allenatore che dà un'impronta alle sue squadre, cioè è destinato a fare veramente carriera, perché gli hanno cambiato la squadra praticamente in toto, con tantissimi giovani, con Acquadro, con Scaldaferro, sì, 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 e con l'eterno Guidetti, che ieri mi sembra abbia fatto 2 gol, 4 o 3 di Gasparri. 4 Gasparri. 4 sì. Di Gasparri, però è una squadra che non so se vuole vincere il campionato, però vista la qualità di questo campionato, secondo me avrebbe i mezzi per vincerlo. Mauro e Angelo. Sì, sì, assolutamente. Io Manzo l'ho conosciuto 2 anni fa, quando abbiamo fatto un'amichevole estiva a Baveno, e mi è subito sembrato, sia come persona che come allenatore, vedevi la squadra giocare sempre al calcio, i ragazzi lo seguono sicuramente, è un personaggio di carisma, pur se è una persona che rimane sulle sue, silenzioso, non è uno che cerca di essere esageratamente, mettersi in mostra, cose di questo genere, però il Borgosese è una squadra che gioca bene. Ha venduto anche Tettamanti, che sicuramente era un punto di riferimento nella stagione scorsa. E poi vediamo dove va Tettamanti, perché purtroppo è andato in una squadra dove sicuramente, secondo me, bisognava cercare di farlo il salto, visto, considerato che certo, era un'offerta di provare a giocare nei professionisti. La squadra sicuramente non è all'altezza di rimanere lì e difficilmente riuscirà a rimanere, a meno che cambino anche lì. No, credo che si vada a una smobilitazione a Bra, e non è una bella notizia per il Verbania, vi spiego il perché. 4-5 giocatori in uscita da Bra dovrebbero andare alla Prodronero, rinforzando quindi una diretta avversaria, appunto. Diciamo anche che il Bra ha scelto l'anno sbagliato per salire nei professionisti. Parlavo con Rizzieri qualche giorno fa, mi diceva: io vado a fare la guerra con le fionde, gli altri arrivano con i carri armati. Senza stadio, insomma, la parte iniziale. Tettamanti dove va, secondo te? Rimane a Bra a finire l'anno? Io credo che rimanga a Bra a finire l'anno. Perfetto. E invece spostiamo nel girone B, dove avremo ovviamente le immagini e interviste relative a Gozzano Borgomanero. In questo girone c'è una grande delusione. Angelo, tu la conosci bene. Insomma, tutti davano il Piacenza sicura favorita, sicura corazzata. Un punto nelle ultime 3 giornate, mentre i cugini ne hanno fatti 7, se non vado errato. Sì, 7, quindi hanno allungato in classifica. E il problema del Piacenza, che adesso interverrà forte sul mercato, ha già preso Amodeo dal Vado, e quindi un giocatore importante, però io credo che inizino a essere anche tante le squadre che ha davanti, cioè a 7 punti i cugini della Piacenza, la Pro Sesto, questo Inveruno dei Miracoli che ieri ha pareggiato in casa, però insomma quando hai una squadra davanti puoi pensare alla rimonta, quando ne hai tante diventa un po' più complicato, anche perché tutti contro il Piacenza danno il 120%. Ma Daniele, a me è vero, sorprende la classifica del Piacenza. Io il Piacenza lo facevo sicuramente nelle prime 3 e ci può ancora arrivare, però la Pro Piacenza mi ha visto una corazzata. Sì, è molto più forte, anche se io l'ho vista giocare, sì. Gioca un calcio straordinario con Franchi, con Cazzamali, Cazzamali, Matteassi, Franchi, Piccolo, i 2,95, Donnarumma e Castellano, che sono 2 dei migliori 95 del campionato. Quindi se avessi dovuto indicare una favorita inizio stagione, dicevo la Pro Piacenza, e credo che vinca il campionato, non dico a mani basse, però
tra Propiacenza e Piacenza, prendere Propiacenza tutta la vita. Sono d'accordo con te, Mauro? Assolutamente sì. Ritorniamo sulla classifica, no? Perché poi andiamo a vederci la partita. Anche in coda, direi che dai 17 punti dell'Ecco, tutte sono coinvolte nella lotta play-out. Non so se sei d'accordo, Angelo. Sì, sicuramente. Magari l'Ecco ha qualcosina in più rispetto a Seriate e Seregno, però vista la classifica, tolta l'Olginatese, che è un'altra delusione, me l'aspettavo sicuramente più avanti nella parte destra della classifica, sono tutte coinvolte. L'altra delusione, dobbiamo dirlo, è Gozzano, cioè senza ombra di dubbio. Forse la... Secondo me è anche la San Bonifacese. San Bonifacese si dice che abbia anche qualche problema, anzi senza si dice, ha qualche problema societario. Ma rispetto al campionato dell'anno scorso, io ho parlato anche col centrale che era a Verbania, Dionisi, per qualche tempo, ha detto che secondo lui era una buona squadra. L'anno scorso sono arrivati a fare i playoff, sì, perciò... Però già anche adesso, me lo confermerà anche Angelo, che magari ha qualche suo assistito, però dico, alla San Bonifacese tira una brutta aria anche in questo momento, dopo il ridimensionamento e il cambio di società in estate. Sì, già un ridimensionamento che già si prospettava già al mese di giugno-luglio, finito il campionato scorso. È un po' come, facendo i dovuti paragoni, un po' come Santià, che l'anno scorso ha fatto un grandissimo campionato, quest'anno si sapeva che ridimensionava. Certo. Quindi il paragone tra queste due società è abbastanza simile. Andiamo a vedere la prima partita, andiamo a vederci il derby tra Borgo Manero e Gozzano con la rimonta vincente della squadra di Melosi. È il Borgo Manero che vince il primo derby della stagione con il Gozzano, un derby che mancava in interregionale dal 1980. Una vittoria piuttosto fortuita, giunta a termine di una partita non bellissima, con davvero poche occasioni, non un bel gioco. Soprattutto c'era in campo la paura di perdere. Il primo brivido per della partita arriva già al terzo. Bella giocata di Asiedu, che dalla sinistra si accentra e fa partire un tiro che va a finire di poco alto sulla traversa. All'undicesimo occasione per il Gozzano, cross dalla tre quarti per Grigis che sul secondo palo manda a lato di poco. Al quindicesimo arriva una traversa per il Gozzano, calcio di punizione dal limite, si incarica della battuta Brognoli, palla giro che si stampa sulla traversa. Al ventesimo arriva il vantaggio del Gozzano, gran tiro di Lunardon dal limite dell'area che si insacca proprio all'incrocio dei pali sul palo lontano, nulla da fare per Ramazzotti. Il Gozzano prova a chiudere definitivamente la partita e ha l'occasione già al ventiduesimo, ruba palle il Gozzano sulla tre quarti, ottima combinazione al limite con Grigis che si ritrova tu per tu con Ramazzotti, tiro debole centrale, facile preda del portiere. Il Gozzano potrebbe addirittura raddoppiare gialla ancora al 34esimo con un'ingenuità di Francoli che effettua un retropassaggio di testa troppo debole per Ramazzotti, si inserisce Lunardon che si invola, che in scivolata non riesce a dare potenza al tiro e Ramazzotti blocca. Nella seconda frazione di gioco arriva la reazione del Borgo Manero, già in gol al 17esimo, cross di Francoli per Ramboni, intervento a liberare di Casella di testa che sorprende i pavesi in uscita e palla che si insacca. Il Borgo Manero inizia a crederci, arrivano anche le sostituzioni con Banegas in campo e il giovane Dotti, davvero un ragazzino, ha dato la scossa ai rosso-blu del Borgo Manero. Al 19esimo Piracini si invola sulla destra, la sua conclusione fuori di poco sarebbe stato il gol del sorpasso. Al 28esimo ancora Borgo Manero, Banegas dalla destra si accentra e fa partire un buon sinistro che finisce fuori di poco. Il gol del definitivo 2-1 arriva al 38esimo su calcio di rigore, Migliavacca appena entrato strattona Banegas in area di rigore, calcio di rigore, si incarica della battuta Piracini che spiazza Pavesi. Per il Borgo Manero una vittoria importantissima che lo rilancia in classifica, vista anche la sconfitta del Darfo Boario. Per il Gozzano c'è sicuramente qualcosa a rivedere. Dunque, abbiamo visto le immagini, direi un primo tempo in cui il Gozzano poteva segnare 2-0, un secondo tempo in cui il Gozzano è davvero scomparso dal campo, Angelo. Sì, visto anch'io adesso le immagini, mi è sembrata una partita un po' dai due volti, primo tempo del Gozzano, secondo tempo del Borgo Manero, forse per come ho visto il pareggio poteva essere il risultato più giusto, è arrivato a questo rigore. Secondo me è un po' abbastanza dubbio, perché se andiamo a vedere l'azione, il fallo inizia fuori area e sembra il giocatore del Borgo Manero a iniziare il fallo, però l'arbitro ha dato il rigore e il Borgo Manero ha vinto. Quanto sta incidendo Melosi nel Borgo Manero? Tantissimo, tantissimo. Infatti credo che il Borgo Manero ha fatto un'ottima scelta per il dopo Erbetta a scegliere Melosi. Guarda, posso dirlo, io sono veramente contento lo scorso anno di aver consigliato Melosi al Darfo Boario. Un allenatore che a mio avviso, se dovessi scommettere un euro su quale tra gli allenatori
attualmente in Serie D. Nel giro di 5-6 anni arrivano a categorie, diciamo, importanti, un nome Melosi. Ma non tanto dal punto di vista sia del gioco, ma soprattutto anche della personalità. È un ex calciatore di Serie A, i giocatori lo stimano, ha sempre fatto bene, ha vinto due campionati con la Pro Sesto, l'anno scorso ha ottenuto una salvezza col Darfo, secondo me miracolosa, certo, al limite dell'impossibile, e quest'anno può ripetersi. Sta facendo bene, dai. Se ripete, se secondo te il Borgomanero può salvarsi, Mauro? Secondo me è dura. Secondo me è dura, anche se, ripeto, sicuramente in una posizione diversa dal Gozzano, nel senso, secondo me il Gozzano ha più qualità, più squadra, e adesso con l'arrivo di Mango può tirarsi fuori sicuramente da questa situazione. Il Borgo Manero è più dura. Troppi, secondo me, quando si continuano a cambiare giocatori diventa complicato. Diventa complicato, anche se io evidentemente non conosco Melosi come Angelo, mi fido assolutamente di quello che lui mi dice, perciò, però deve lottare. Secondo me invece sono d'accordo con Angelo, il Borgo Manero può davvero salvarsi, perché rispetto ad altre squadre il periodo straordinariamente negativo se l'è messo alle spalle, e quando parti così è difficile riuscire a risollevarti. Adesso vedi la salvezza, cioè vedi i play-out, ha agganciato il Darfo Bario, le altre sono lì, il Gozzano è a 2 punti, ma anche la salvezza diretta non è lontanissima, è a 6 punti, secondo me ci sono le chance per il Borgo di provare veramente quella che sarebbe una salvezza miracolosa. Sì, per sì, certi assolutamente versi, sì. Per certi versi sarebbe un'impresa quasi superiore alla vittoria del campionato dello scorso anno. Andiamo a sentire i protagonisti intervistati da Maurizio Ferlaino. Abbiamo fatto un primo tempo dove la squadra si era espressa bene, dove quello che è stato capitalizzato secondo me è inferiore alle occasioni avute. Non abbiamo avuto la bravura di finalizzare più occasioni per poter riportare il risultato su un 2-0 che penso che lo meritava ampiamente. Ecco, il Gozzano sembra aver perso anche un po' di carattere, mi pare di capire che anche in vista della stagione che si sta aprendo in questa, in questa fase c'è la necessità di intervenire sul mercato. Questo senza ombra di dubbio, in questo momento insomma, la situazione è molto delicata, si riapre il mercato, questa è una società che merita certamente di fare questa categoria, quindi sarà utile intervenire dove serve per poter migliorare una situazione che certamente è abbastanza difficile. Ecco, che idea si è fatto da quest'oggi, da questa partita? Mi sono fatto un'idea di una squadra un po' fragile nel carattere, perché una squadra che certamente aveva più carattere, questa era una partita che avrebbe portato a casa tranquillamente, senza nulla togliere al Borgomanero che si è battuto con grande vigore, però certamente, voglio dire, il Gozzano del primo tempo aveva fatto vedere che poteva portare a casa la partita, che poi così non è stato. Anche perché, diciamo la verità, non è stato proprio una delle più belle partite della stagione in generale, si è visto davvero poco e anche azioni sporadiche da un punto di vista di conclusione. La classifica probabilmente rispecchia anche quello che è il valore delle due squadre, quindi è inutile nascondersi dietro una foglia di fico. Questa è una categoria dove le squadre devono essere attrezzate, certamente c'è bisogno di rinnovare qualche cosa per alzare quello che è un tasso tecnico che questa categoria ti richiede assolutamente. Era una partita che contavano i 3 punti. Io penso che Borgo è stato fortunato come sono stati fortunati loro, perché il loro primo gol l'hanno trovato, era su una grande giocata di Lunardon, che è un grande giocatore, e ha fatto un gran gol. Dopodiché abbiamo fatto 2 ingenuità al primo tempo clamorose, che a momenti le paghiamo ancora. Poi dopo penso che inizio secondo tempo la squadra ha giocato bene, loro non hanno più fatto nulla, li abbiamo messi sotto e siamo stati fortunati a trovare il pareggio. Poi dopo la partita l'abbiamo fatta noi. Sì, anche perché l'ingresso di Banegas è soprattutto nota positiva, mi pare di indicare l'ingresso di Dotti, che ha vivacizzato notevolmente la manovra della squadra, hanno dato comunque maggior vigore alla manovra del Borgomanero. Infatti io ho sempre detto che la forza di una squadra devono essere i cambi. Oggi i cambi sono stati determinanti, sono entrati tutti col piglio giusto, sono contento per il ragazzino perché al 97 ha fatto benissimo. Per cui avanti così e speriamo, intanto oggi se non sbaglio abbiamo superato un'altra concorrente, per cui vediamo, noi dobbiamo fare più punti possibili da qui a fine andata.
Ecco, come si muoverà magari il Borgomanero in questa fase di mercato? Ha già dato alcune indicazioni magari alla società? Ma sicuramente io con Erbetta sono in sintonia, per cui sarà lui a vedere, sappiamo già benissimo cosa ci può servire, cosa ci manca, vediamo cosa riusciamo a fare, perché bisogna tener conto che siamo in Serie D e il budget è fondamentale. Dunque Melosi ha parlato di questo ragazzo, Dotte Sante, 97, di cui si dice davvero un gran bene, Angelo? È già due anni che se ne parla, era nelle giovanili del Varese. Bravo Erbetta o chi per lui l'ha preso, l'ha portato. Macchi credo che l'abbia Macchi, voluto. Comunque nel senso di società Borgomanero, e credo che abbia tutte le credenziali per far bene, per andare anche in categorie superiori. Mentre sentivamo le parole sia di 19, no, che insomma qualche frecciatina alla squadra l'ha già lanciata, perché ha detto prestazione di poco carattere, atteggiamento sbagliato, secondo tempo troppo rinunciatario, insomma chi orecchie per sentire senta, mi sembra, no? Mauro? Beh, insomma, al di là del fatto che il derby è sempre un derby, perciò magari può essere stato giocato così sottotono, ma perché tutte e due le squadre ci tenevano a rischiare poco in questa partita qua. Sicuramente un direttore sportivo che è poco tempo, che è arrivato all'interno della squadra e fa dichiarazioni così abbastanza sostenute, possono essere interpretate in diverse maniere. Ecco. Come le interpreti tu? Immagino che sul mercato arriveranno 4-5 giocatori, secondo me, eccola sì. Qua. Interpretazione. E anche in uscita qualcuno... Credo. Non faccia, abbiamo fatto prima l'elenco dei partenti del Verbania, tra l'altro non ho detto che già oggi, nel prossimo ore comunque ci saranno i primi colloqui, i primi incontri con i nuovi giocatori in prova appunto al Verbania. Possiamo fare l'elenco anche dei giocatori partenti da Gozzano. Brognoli. Rossi sicuro, sì. Marchesetti. Forse Brognoli, Rocchetti è già partito, è già andato alla Novese, ha giocato. Ravasi. Può essere. Dimmene uno in entrata, a parte Maier, Angelo. No, per il momento nomi, ti dico la verità, non se ne fanno nomi precisi, si fanno nomi di ruoli. La prima punta, ma non, penso che non ci voglia uno scienziato, certo, per capire che a Gozzano serve una prima punta, così come, ripeto, serve a Borgomanero. Ecco, mettiamo una prima punta, Gozzano, Borgomanero, ti faccio un esempio, come può essere Spampati alla Pro Sesto, che sta segnando, e poi... La classifica cambia. Qualcosa cambia, dai. Sono d'accordissimo con te. La differenza la fanno i giocatori. Possiamo stare qui a parlare di motivazione di Mango, di Melosi, di Angelo Ferri o di Mourinho, però in campo ci vanno i giocatori. Se hai giocatori che fanno gol e che parano, fai punti, vinci le partite. Se non hai nessuno che fa gol, non ne vinci le partite, no Mauro? Assolutamente tu lo sai sì. Bene, perché hai un noi giocatore abbiamo che ogni tanto il bomber, fa gol. Perciò sicuramente se noi non avessimo il bomber saremmo magari in un'altra situazione di classifica. Fortunatamente quest'anno va così. Te l'ha chiesto qualcuno, qualche squadra di Serie D adesso, di la verità? Adesso no, a me personalmente no, giuro. Me l'avevano chiesto precedentemente. Quest'estate, magari anche i nostri avversari di ieri, però sai. Però non è mai andato, diciamo, a buon fine. Quindi... Anche perché Clediado lavora, ci tiene al suo lavoro, perciò diciamo però un ragazzo intelligente da questo punto di vista, perché insomma forse ha capito che Prima o poi verrà il momento in cui dovrai decidere di lavorare e non giocare più a calcio, perciò bene o male cerca delle situazioni dove riesce a far combaciare tutte e due le cose. Lo stesso discorso che ha fatto per esempio Frascoia, che ha scelto il lavoro appunto privilegiandolo a calcio, no? Sì, non lo so, questo mi è stato detto. L'avete trattato? So. Sì, perciò dalle trattative che avevo fatto io non mi sembrava una persona che privilegiasse il lavoro al calcio, però vabbè, son contento per lui se adesso ha... Fa una scelta di quel genere, ecco. Assolutamente. Invece vi chiedo, prima di tuffarci nell'eccellenza, i primi colpi annunciati ufficiali sono quelli di Romagna, no? Plumbai e Pioletti, due giocatori che possono dare tranquillità all'Romagna, anche se io credo che questa rosa già poteva tranquillamente conquistare la salvezza, magari l'avverbio tranquillamente non è corretto, però con qualche affanno poteva comunque centrarla. Con questi due giocatori c'è un bel salto di qualità per Tabozzi, Angelo e poi Mauro. Sì, due buoni giocatori, Plumbai è un buon giocatore. L'unica cosa, se posso dire, è che forse Omegna serviva più una prima punta che Plumbai, che è un po' un doppione, una seconda punta come Bogani. Io la pensavo come te, ne ho parlato con Mellano, no? Quando appunto si sapeva di Plumbai e Omegna già da una decina di giorni, no? Si è parlato di Soncini, ma non c'è mai stata trattativa a Soncini, assolutamente. 10 giorni fa Mellano mi ha detto Plumbai va a Omegna. E io ho espresso la stessa
lo stesso tuo parere, no? Sul fatto che magari non fosse quella prima punta di cui aveva bisogno Romagna. Invece Melano mi ha detto, secondo me è il giocatore ideale per giocare insieme a Bogani, oppure magari anche da solo là davanti. Quindi ci fidiamo di Melano, Angelo? No, ma sicuramente era proprio un dire che, vista la rosa dell'Omegna, forse in questo momento io avrei preso una prima punta. Plumbay è un ottimo giocatore. Sì. Mauro, invece Bavene a posto? A posto, secondo me difficilmente faremo movimenti, sia in entrata che in uscita, forse magari qualche prestito se riusciamo a trovare la situazione adatta per poterlo fare. Non credo, a meno che ci siano delle defezioni dovute a infortuni. Ecco, Baldo, frattura del metacarpo, per quanto ne ha? Sicuramente lo rivedremo dopo la sosta. Però credo, questo non vi spinge comunque? Difficilmente. Io credo che adesso abbiamo anche dei giovani che giustamente, se li siamo andati a scegliere, siamo andati a vederli, quando arriva il momento di farli giocare dobbiamo farli giocare, perché sennò è inutile andarli a prendere. Credo che Apolloni sia il suo naturale sostituto, adesso oltretutto rientrerà a breve anche lui da un infortunio, perciò giustamente avrà l'occasione per mettersi in mostra e fare alcune partite da titolare. Altri movimenti in eccellenza: lo Sporting che tessera Cristian Mafroni da Santià ex Verbania e lascia Guerrisi, che per problemi familiari appunto lascia lo Sporting e va al San Colombano in Serie D Lombarda. Una perdita importante, io credo, e lo ha detto anche Kretaz, sottolineando la valenza anche umana di questo ragazzo, no? Perché sapeva di venire a fare, tra virgolette, la riserva, perché era partito per fare la riserva. Poi si è ritagliato il suo spazio e ha fatto gol importanti, l'ultimo quello di ieri, Mauro, poi Angelo, sì. Poi ci vediamo la partita. Secondo me, io ieri l'ho visto forse il migliore in campo per quanto riguarda il Bellinzago. Giocatore che può ricoprire diversi ruoli, può spaziare sull'esterno sinistro, può fare nell'occorrenza la prima punta, il trequartista dietro Massaro. È un giocatore che, secondo me, perdere un giocatore di questo genere, sicuramente il Bellinzago lo sostituirà, troverà un sostituto adeguato, per lui è una perdita. Cristian Manfroni lo conosco da quando era veramente un bambino, perciò so le sue qualità. Era un giocatore che mi sarebbe piaciuto portare a Baveno, per diverse cose non siamo riusciti a portare a termine questa trattativa, e sono contento che abbia trovato una squadra. Secondo te gioca nel centrocampo dello Sporting? Secondo me gioca, perché nel 94% dei casi, secondo me, può ritagliarsi degli spazi anche sulla fascia. Adesso spiace fare dei nomi, ma secondo me il Bellinzago gioca anche in difesa con un giocatore sulla fascia che secondo me è fortissimo come centrale, ed è un 94, invece lì viene impiegato in fascia, e secondo me il Cristian in quel ruolo lì può farlo meglio. E, tra l'altro, Radio Mercato avvicina allo Sporting anche Brognoli, in quel caso credo che potrebbe partire uno, l'indiziato potrebbe essere Gestra, anche perché ieri Morante, quando è entrato nel secondo tempo, a me è piaciuto molto, mentre Gestra nel primo tempo è stato impalpabile, Morante quando è entrato ha dato un cambio di ritmo alla squadra. Secondo te Gestra-Brognoli è un cambio che si farà o no? Se ne parla, potrebbe essere un cambio possibile, ma se ne parla da qualche giorno. Torno un attimo sul discorso precedente, parlavate prima di Guerrisi, è un calciatore che ha fatto 40 gol in 2 anni in Serie D, sì. Quindi non lo scopriamo certo oggi. Assolutamente, invece Tortora, a proposito, fa il percorso da Bellinzago a Fomarco e il rinforzo appunto centrocampista 94 che dallo Sporting va al Fomarco. Vediamoci, va bene, Sporting Bellinzago. Finisce in parità lo scontro al vertice, lo scontro per delineare l'anti pro settimo, 2-2 al Galli di Baveno, con il Baveno che non riesce a capitalizzare il doppio vantaggio. In cronaca, dopo 3 minuti, abbiamo un tiro di Coadio che termina alto al 17esimo, il gol dei padroni di casa. Il sinistro sporco di Sow, forse viene battezzato fuori da Boari, la palla va contro l'incrocio dei pali sulla ribattuta in sacca, Trentani che porta dunque in vantaggio il Baveno. Al 37esimo la punizione di Baldi che termina a lato, al 39esimo contropiede fulmineo del Baveno, bellissimo gol del 2-0 e raddoppio. Ado è bravissimo a difendere palla e a disegnare un cross perfetto sul secondo palo, su cui si avventa Coadio che da solo fa 2-0. Al 43esimo colpo di testa di Lionello su calcio d'angolo che va fuori. Al 50esimo il cross di Donofrio all'ultimo secondo del primo tempo o quasi,
colpo di testa di Guerrisi che si infila all'incrocio dei pali per il 2-1 dello Sporting Bellinzago. Nel secondo tempo, dopo 60 secondi, il tiro di Beretta che termina a lato al settimo, grandissima occasione di Lionello con la traversa su calcio di punizione di Quaddio. Al tredicesimo lo Sporting Bellinzago trova il gol del 2-2, sponda di Toss per D'Onofrio che fulmina con un diagonale vincente Campana. Al ventitresimo il destro a giro di Baldi va fuori di un soffio. Al ventisettesimo il Baveno rimane in 10 per la doppia ammonizione di Sou. Nella stessa azione poco dopo viene espulso per proteste anche mister Pierguido Pissardo. Al 32esimo il Baveno va vicinissimo al gol del clamoroso 3-2. Il calcio di punizione di Quadio va a sbattere contro il montante, palo interno clamoroso. Al 46esimo invece è lo Sporting che sfiora la vittoria, contropiede, palla dentro per Guerrisi che aggira Campana da posizione defilata, però non trova la porta, termina 2-2. Hai rivisto le immagini, il risultato giusto o no? Ma risultato giusto complessivamente possiamo forse dire di sì, perché ai punti io credo che avrebbe vinto, cioè la vittoria doveva essere del Baveno secondo me. Assolutamente, io la penso su per giù come te, nel senso che non si deve prendere il gol che abbiamo preso il 49esimo nel primo tempo, perché è un fallo che si può tranquillamente evitare, perché il giocatore è rivolto verso la sua porta, basta rimanere staccati, il gol secondo me non esce. E se non esce il gol lì, l'arbitro stava per fischiare, andare al riposo sul 2-0, per loro sarebbe diventata difficile. Poi evidentemente non si ha la sfera di cristallo per indovinare come finiva. Noi nel secondo tempo non abbiamo fatto come nel primo, siamo calati fisicamente, è calato Beretta perché è un mese e mezzo che non si allenava perché rientrava dall'infortunio, abbiamo avuto l'espulsione di Sou, secondo me un po' avventata da parte dell'arbitro la decisione, perché sicuramente lui ha un modo tutto suo di muoversi nel campo sia quando salta sia quando corre, però sicuramente non era un fallo da cartellino diciamo giallo. L'ho detto anche in telecronaca, l'ho detto anche con te prima, probabilmente è stato quel cartellino giallo la somma di altri interventi. Sì, sì, lui ha un modo che all'interno di 90 minuti, se gioca tutti i 90 minuti, secondo me l'ammonizione difficilmente finisce la partita senza prenderla, perché ha questo modo, perché però è fisico, non è né cattivo né di volontà, ecco, eventualmente di colpire l'avversario. Io devo fare i complimenti a Cane Pissardo per un motivo, cioè la posizione di Sou, e poi lo chiedo anche ad Angelo, nel primo tempo è stato un rebus irrisolvibile. Io non credo che Coetting si aspettasse, è vero che ha giocato lì a settimo ad Agreville, però così avanzato, di fatto da prima punta, cioè ha giocato lui da prima punta e Ado dietro, ha un po' scombussolato i piani dello Sporting, secondo me. Ma secondo noi diciamo che forse lì è il ruolo dove otteniamo di più da lui, perché l'abbiamo provato a far giocare nel ruolo dove l'avevamo preso, che era il centrocampo. Per varie vicissitudini abbiamo capito che forse noi con i giocatori a nostra disposizione prediligiamo più forse un centrocampo combattivo e non con un giocatore come lui che magari è un po' più compassato e mette magari, se perde palla, in difficoltà la squadra. Davanti la sua fisicità è sempre determinante. Ieri magari è stata determinante in senso negativo perché ha preso l'espulsione, però diverse volte, perché nel primo tempo di testa assolutamente sì, anche il primo gol diciamo che bene o male è un merito suo, certo. Il secondo gol c'è nell'inizio azione, lì secondo me è dove per noi torna più utile. Angelo? Sì, sono d'accordo con Mauro dal punto di vista del calciatore, anche dell'espulsione ne parlavamo a pranzo io e te. Lui paga un po' la sua irruenza, perché se andiamo a vedere il fallo non è un fallo cattivo, però visto così a velocità normale l'arbitro può essere stato un po' ingannato dal... Sì, ti ripeto, ci sono stati altri falli, probabilmente ha pagato quella... E lui ne fa tanti all'interno di una io partita. Poi ho detto, anche in telecronaca, mi aspettavo un cambio, è vero che lui è un 93, quindi doveva cambiare due giocatori per comunque sostituire lui, sarebbe stato complicato. Andiamo a sentirci le interviste a Pissardo e a Coetting. Mister, un risultato che forse sta bene soprattutto alla Pro Settimo, un bruttissimo Sporting nei primi 45 minuti, perché? Non la vedo così, la vedo che lo Sporting ha cercato di fare la partita nei primi 45 minuti con i soliti difetti, troppo compassati, poca voglia di mordere,
all'epoca vogliono andare negli spazi e abbiamo avuto due episodi che veramente non possiamo concedere due reti di questa fattura alle altre squadre. Il primo su un calcio d'angolo, abbiamo fatto controllare la palla al giocatore più pericoloso in area a calciare, non ci sta, e poi sulla rispinta della traversa tutti a guardare, nessuno è andato a saltare. E sul secondo abbiamo tirato una punizione per pareggiare e è uscita la palla controllata, siamo caduti, siamo svenuti, siamo scivolati e abbiamo preso infilata. Questo è il concetto, non ho visto tutta questa differenza. Chiaramente al secondo tempo c'è stata un'altra reazione, un'altra propositività nei giocatori e abbiamo fatto il risultato. La cosa che mi fa arrabbiare moltissimo è che siamo andati due pari, era il momento di chiuderla, poi c'è stata anche l'espulsione del loro giocatore e lì era il momento di chiudere, invece ci siamo di nuovo un pochino adagiati. Dove deve crescere lo Sporting, mister? No, lo Sporting deve solo crescere in una cosa, che è la cosa più importante, avere fame, avere rabbia, avere voglia e cattiveria di vincere partite. In questo, se miglioriamo lì, possiamo farcela. Se non miglioriamo lì, rimarremo belli, ma belli, in alcuni momenti belli, però non ce la facciamo. Dobbiamo avere fame, dobbiamo mordere e questo forse qualcuno non l'ha ancora capito. Sì, sono stati bravi, l'abbiamo perso un attimo, ha fatto blocco, non dovevamo prendere gol. Tutti e due i gol li abbiamo presi male. Però oggi non posso dire niente ai ragazzi, oggi c'è il valore delle squadre, sono ben definiti, siamo rimasti in 10, abbiamo preso due pali, dico oggi non ho nulla da dire ai miei ragazzi. Cos'è mancato al Bavino nel secondo tempo? Forse a livello fisico siete un po' scesi di forma? Avevamo giocatori come Beretta che non rientrava, Baldo che ha giocato infortunato praticamente dall'entrata che ha subito, siamo un po' calati. Però alla fine abbiamo avuto ancora nella palla del 3-2, ecco, questo è importante per noi. Comunque ci siamo, voglio dire, rimanere in 10 con una squadra del genere non è facile. Dunque, al di là dei cori simpatici che ci hanno fatto, non tanto simpatici, però va bene, Mauro Quadio, parliamo di Ado, parliamo di Pavesi, per me Quadio è un altro dei segreti del Baveno. Beh, assolutamente, l'abbiamo voluto fortemente sia io che la società, perché sapevamo che era bravo, perché era tanto, tanto tempo che lo seguivamo, che lo vedevamo. Quest'anno è cresciuto tantissimo. Secondo me, se avesse la forza di crescere o di dosare le sue forze, di avere forze anche dall'ora di gioco in avanti, sarebbe devastante. Lui è veramente importante nei primi 45 minuti, primo quarto d'ora del secondo tempo. Poi vedo che fa un po' fatica. È sempre un 95, però sicuramente è cresciuto tanto rispetto all'anno scorso, dove giocava magari meno perché avevamo Motetta, ma nonostante tutto anche l'anno scorso ha fatto il suo numero di gol importante rispetto alle presenze che ha fatto, poi è stato determinante nella vittoria del campionato juniores quando è sceso a campionato concluso fra i grandi e secondo me è bravo. Due assist mai dato, Motetta, sì. Non è che magari torna? Chi lo sa, noi lo parlavi di prestiti prima. Noi lo prenderemo a braccia aperte se dovesse tornare. Io gli auguro di rimanere lì, ieri il Chieri ha vinto, perciò magari un po' si aggiusta. Sono tutte situazioni come quella per Manfroni. Ci state pensando? Non lo so, diciamo dai. E invece Borgo, la idea juniores, sta facendo bene a Fomarco quando ha giocato? Quando gioca sì, io ho parlato con Massoni, mi dice che non sempre magari lo fa giocare perché ha un po' un caratterino che ogni tanto lo deve... pungolare. Tenere a bada e pungolare quando è tempo e debito, però è un buon portiere sicuramente. E ieri è caduta la Pro Settimo, io l'avevo scommesso, l'ho detto anche a Siciliano, l'avevo sentito giovedì e mi diceva insomma delle assenze per squalifica, poi l'assenza di Claudio Pucci, della guerra sportiva che c'era stata mercoledì in Val d'Aosta proprio contro l'Agrevi con tantissime polemiche arbitrali. Quella Pro Settimo che si è qualificata al 90esimo. Al 90esimo su una punizione che l'Agrevi ha detto che non c'era, era stato anche un rigore molto molto generoso alla stessa Pro Settimo. Era pronosticabile la sconfitta sì, ieri? Sì, ma anche per la legge dei grandi numeri, alla fine siamo alla 15esima giornata, dopo 14 giornate. Sedicesima giornata, sì. 15 giornate, 13 vittorie, 2 pareggi, ci sta. Forse non in queste proporzioni, però teniamo conto che la Greville nelle ultime 6-7 giornate ha tenuto un ritmo altissimo, un po' come Orizzonti e come adesso Borgo. Andiamo in pubblicità, però ti faccio ancora una domanda prima della pubblicità. 5 punti di vantaggio e poi mi sembra, se la regia mi mette in onda 9. La classifica, eccola qua, più 4 di Sporting e Bavino su Osmone e Orizzonti. La domanda che ti faccio è un campionato a 3 o zitte Orizzonti e Osmone possono... reinserirsi anche per il primato?
Ma è difficile, ti dico la verità, sia Osmond che Orizzonti recuperare 9 punti dal primo posto. È vero che c'è un girone di ritorno, è vero che ci sono ancora gli scontri diretti, però insomma le prime tre stanno tenendo un ritmo importante. La vedo dura, sinceramente. Guardi più davanti o più dietro, Mauro? Io guardo sempre più dietro, così come mia magari mentalità, anche perché so da dove eravamo partiti all'inizio stagione che non era questo sicuramente l'obiettivo a cui noi miravamo. Miravamo una salvezza tranquilla, ma non così. Secondo me di quelle dietro... Ma che arriva Babbo Natale, non Pinocchio, eh? No, Babbo Natale, ma a me va bene Babbo Natale. Però ti dico, secondo me di quelle dietro la più attrezzata nell'eventualità è l'Osmonds 1. Assolutamente. L'Osmonds 1, secondo me, se all'inizio mi sembra che la seconda o la terza giornata... Aveva 2 punti dopo 4 giornate. Ha la sequenza di scontri diretti con Prosettimo, con noi e con Bellinzona. Se guadagna dei punti lì, torna dentro alla grande. Andiamo in pubblicità, poi torniamo qui a dire tanti. Pubblicità, parlavamo dell'Osmonds 1, andiamo dunque a vedere la vittoria dell'Osmonds 1 contro il Borgaro. Russo, salta. 8 sconfitte consecutive. Ne parlavamo a calcetto martedì. Ne parlavamo a calcetto, ti avevo detto anche di Massimo. Io l'ho detto ieri, non l'ho sentito, infatti. Ecco. No, diciamo che Massimo è un attaccante che fa sempre gol. L'anno scorso stessa situazione, erano partiti male, hanno preso Massimo, hanno iniziato a segnare, si sono un po' tirati fuori. Ecco, io credo che sia l'attaccante che in questo momento serve al Borgaro. Attenzione, ha preso anche Vono, che è un portiere che con l'eccellenza c'entra veramente poco. Ma Riccio Russo rimane sulla panchina, no, secondo te? Secondo me, io dico una cosa, adesso c'è la pausa invernale. Sì, mancano 2 partite però. E credo che qualcosa può succedere. Andiamo a vedere Osmonds 1 Borgaro. 3-1 per la Osmonds 1 sul Borgaro. Osmonds che rimane sempre lì, appena sotto il trio delle meraviglie che sta dominando questo campionato. Formazione che comunque sta facendo un gran bel campionato, quella di Suno. Andiamo con le principali azioni al 13esimo, ripartenza a 3-0 invece di servire poi il libero, spreca calciando al cielo. 18esimo di gioco, cross per De Lorenzi, colpo di testa, azione molto bella, tutto vanificato perché era fuori gioco. Al 19esimo, conclusione di Ferrarotti, parata da Vono. 20esimo, si vede il Borgaro con un tiro di Celeste alto. 23esimo di gioco, ripartenza della Sunese, conclusione di poi parata da Vono. Al 31esimo, ancora poi con un tiro ad effetto, va a impensierire il portiere Vono, da poco nella formazione torinese. Al 43esimo arriva il gol del vantaggio dei padroni di casa. Calcio di punizione che gli ospiti per la verità contestano, batte Ricky poi, specialista in questo genere di situazioni. La palla arriva sulla traversa e Onomoni, nel tentativo di spazzare l'aria, invece mette la palla nel proprio sacco. 1-0. Fa freddo a Suno nel secondo tempo, si inizia dopo almeno meno di un minuto con grandi proteste da parte dei dirigenti e giocatori del Borgaro per un possibile fallo da rigore nella propria area. Al minuto numero 24, lancio per Secci che chiama il portiere Voni in uscita, pallonetto sontuoso, palla in rete, 2-0, partita che si mette benissimo per la Osmonds che trova il terzo gol al 29esimo, sempre poi davvero un'ira di Dio in questi campionati. Palla in mezzo, girata di Ferrarotti che mette la palla sotto il 7, è il gol del 3-0 che chiude i giochi, giochi che si chiudono ulteriormente al 45esimo con Daniele che trova il gol della staffa per i gialloblu dopo aver messo in rete un traversone giunto da sinistra. 3 punti per l'Osmonds 1 che, come detto, rimane in posizioni nobili di classifica. Speriamo per il Borgaro che si chiuda un cerchio, no? Era cominciato con Gianluca nell'ultima vittoria a Gravellona contro Lomegna, speriamo per il Borgaro che si sia chiuso il cerchio con l'ultima sconfitta di ieri, con l'ultima sconfitta, sono 8 consecutive. Tu elogiavi il giovane 94 dell'Osmonds 1 che tra l'altro ricordiamo è andato avanti in Coppa, quindi sì, obiettivo raggiunto. Secondo me è un buon giocatore. Quello che ha fatto il terzo gol ieri. Esattamente. Angelo, mettilo sotto procura. E adesso lo chiamo dopo. Andiamo a sentirci le interviste, poi mi viene una battuta ma non l'ho fatta, interviste. Sono contentissimo perché era una partita difficilissima, perché loro hanno dimostrato dai primi minuti che volevano cercare di portare a casa almeno il pareggio, e giocare contro squadre come il Borgaro che in questo momento sono in difficoltà, ripeto, in questo momento è difficilissimo. Noi siamo stati bravi, siamo stati lucidi, abbiamo fatto girare la palla e al momento opportuno siamo stati anche fortunati a trovare il gol.
Nel primo tempo ti ho sentito più volte redarguire i ragazzi dicendo entriamo in partita, forse non eri contento dell'approccio magari, o forse era proprio la difficoltà di giocare contro un avversario che giustamente necessitava di punti. Sì, il problema era secondo me che continuavamo a voler la palla addosso e quando giochi contro squadre che sono chiuse come queste qui, prendere la palla addosso vuol dire agevolare la fase difensiva. Invece io volevo proprio che dessimo più profondità, infatti poi paradossalmente l'ingresso di Secci, che ha quella capacità, quella velocità, quell'istinto di trovare sempre la profondità, siamo andati meglio. Due domande per concludere, adesso siamo quasi al mercato, se interverrete, se arriverà qualche regalo di Natale e dove potete arrivare in virtù di questa fase di campionato positivo. Per quanto riguarda il regalo di Natale, adesso vedrò mio padre e mia madre se mi fanno il pacco regalo. Per quello che riguarda il mercato assolutamente no, noi non abbiamo nessuna intenzione di muoverci, non l'abbiamo fatto l'anno scorso, noi partiamo con un'idea che è quella di costruire una squadra l'estate e poi lavorare sui giovani e su quello che viene dietro. Stiamo lavorando bene, abbiamo le juniores prime in classifica, abbiamo i giovani che arrivano qui dalla juniores che sono preparati e bravi, e mi sembra assurdo, poi siamo a 10 punti, 9 punti dalla prima. Cosa andiamo a comprare in questo momento? Noi stiamo con i piedi ben piantati per terra, lavoriamo come stiamo lavorando e se sarà il caso l'anno prossimo magari interverremo vedendo di aggiustare qualcosa, altrimenti assolutamente no. Già una situazione difficile, mancano 8 giocatori di cui 3 fuori quota, diventa difficile con una buona squadra organizzata e tutto. Poi gli episodi come al solito ci penalizzano perché è una punizione direi inesistente. Un autogol, conseguenza autogol, inizio del secondo tempo, abbiamo la possibilità di aprire la partita, un calcio di rigore clamoroso, non lo danno, poi sai, è venuto abbastanza semplice per loro fare qualche ripartenza, però vabbè, non importa, ripartiamo. Ci hai tra virgolette spifferato che invece voi sul mercato probabilmente qualcosina di nuovo lo fate, anche perché la classifica è quella che è, ma bisogna cercare di tirarsi fuori. Ma guarda, veramente la classifica è l'unica cosa che non ci spaventa, perché sinceramente anche oggi con 8 titolari in meno non siamo mai stati sotto, come quindi è un problema di mentalità di alcuni giocatori, l'insieme di alcuni giocatori, forse troppi giocatori talentuosi per una squadra che magari deve, una categoria che bisogna imparare a lottare. Niente, adesso siamo già intervenuti col portiere, avete visto, abbiamo preso D'Alessandro, un attaccante del 93 che arriva dal Chieri interregionale. E poi altri nomi che per correttezza è meglio aspettare ancora a dirlo, perché visto che oggi è ancora presto, non per demerito, assolutamente per demerito, ma dobbiamo cambiare perché così non si può andare avanti. L'allenatore è il punto fermo di questa squadra, la società lo sostiene al 100%, quindi non si può fare altro che cambiare. Prima di andare in promozione ti faccio due domande, Angelo, su due squadre di cui abbiamo parlato prima. La prima sull'Orizzonti, no? In grande ascesa. Io credo che abbia vinto 8 delle ultime 9, perdendo solo sulla contro la Pro Settimo 1-0, sbagliando anche un calcio di rigore. Sullo 0-0. E in quell'occasione non fu espulso un giocatore della Pro Settimo, ci fu grande polemica anche in quella partita. Farà mercato l'Orizzonti, quindi cioè, si dice che 3-4 attaccanti, 3-4 giocatori potrebbero arrivare. Sì, tra l'altro farà mercato e ha fatto mercato, perché se prendiamo l'Orizzonti che ha iniziato il campionato con questo Orizzonti, 2-3 giocatori li ha messi, portiere super di categoria e che fa tutta la differenza, e credo che, non dico che possano puntare a salire, però comunque già negli obiettivi estivi era una squadra che si diceva nei primi 3-4 posti, sta mantenendo fede alle aspettative. Invece in quelle dietro, no? A cui guarda in questo momento Lomegna, poi bisognerà anche capire quello che succederà a Gattinara, perché lì insomma c'è stato un altro incontro tra il presidente e tra Mellano. Io non credo che Marco possa accettare di tornare su quella panchina senza delle garanzie tecniche. Oltretutto adesso è andato via Plumbai, insomma la situazione è peggiorata rispetto a prima. Qual è quella secondo te delle squadre dietro, tra Caselle, Atletico Torino, che può rinforzarsi di più? Lascaris, Borgaro, il Borgaro? Il Borgaro sicuramente con Vono e Massimo si è già rinforzato e credo che nel giro di 3-4 domeniche esca già da questa situazione di classifica. L'Atletico Torino, il problema dell'Atletico Torino, cioè soprattutto il vantaggio, è andare a giocare là, perché comunque sia un campo sintetico, piccolo, stretto, ne sa qualcosa il Bellinzago che ha fatto molta fatica. Quindi l'Atletico Torino costruirà la sua salvezza in casa.
Il Caselle, io ti dico la verità, non conoscevo molto la squadra, non conoscevo molti giocatori, me la descrivevano forse come la squadra più debole del campionato, avevi iniziato così così perdendo subito col Bellinzago 5-0, ora vedo che soprattutto in casa sta ottenendo qualche risultato, poi Mauro ne sa qualcosa, è stata la prima squadra a fermare il Baveno, quindi... Sì, abbiamo 3 gol annullati, diciamo che difficilmente capitano però queste cose, però... Probabilmente sono quelle squadre che se fai fatica e non segni subito magari può diventare poi difficile. Sto guardando l'Atletico Torino, tutti dicono l'Atletico Torino farà la sua salvezza in casa, io non devo dire la verità, non ho sotto mano una statistica, però se vado a vedere quanti ne ha vinti in casa secondo me ha fatto più punti fuori, perché alla fine tutti fanno i punti in casa, a parte il Bellinzago, io non vedo mai che vinca, cioè 14 punti dopo 16 domeniche vuol dire che 8 le ha fatte in casa. Su 24 punti non credo che ha fatto tutti i 14 in casa, non ne ha fatti molti neanche in casa. Forse ha vinto anche a settimo. Ha vinto Omegna sicuro, Omegna in trasferta, secondo me ne ha fatti più fuori che in casa. Bravo Mauro. Grazie. Osservazione arguta. E in promozione invece, detto che mercoledì ci sarà il recupero, adesso facciamo un break perché andiamo a vederci l'angolo di Luca Spriano. Parliamo anche di questo Varese che torna in zona playoff e del Novara sempre più in zona playout. E quando le stagioni nascono così, raddrizzarle è davvero molto, molto complicate. L'angolo di Luca Spriano. Buonasera e benvenuti nell'angolo dedicato alla Serie B. Partiamo dal Varese, nuovo allenatore, nuovo modulo, 4 baci ricevuti dalla buona sorte e 3 punti. Il Varese di Carmine Gautieri, che la scorsa settimana è subentrato a Stefano Sottili sulla panchina biancorossa, ha cominciato vincendo, battuto 2-1 il Cittadella, un successo però figlio anche della sfortuna dei Veneti. Parlavamo di 4 baci della buona sorte al Varese, infatti il Cittadella ha colpito 4 pali durante la partita di sabato scorso. L'avvento di Gautieri determina comunque una svolta tattica a Varese, addio al 4-4-2 diventato istituzione negli ultimi anni da Giuseppe Sannino in poi, si passa al 4-3-3, modulo che dovrebbe adattarsi meglio all'organico del Varese, quest'anno infarcito di giocatori offensivi. Però i meccanismi del 4-3-3 sono ancora da oliare, la partita col Cittadella lo ha dimostrato. Prossime verifiche entrambe in Emilia, domani, martedì in Coppa Italia a Parma e poi sabato in campionato sul campo del Carpi. Per quanto riguarda il Novara, buona prestazione ma nessun punto a Palermo, 2-1, sconfitta beffa con gol nel finale. La squadra adesso affidata a Calori non vince da 12 partite e noi rimaniamo convinti che la consistenza della rosa del Novara non sia da play-out, non sia da retrocessione, però attenzione, la Serie B è un campionato molto molto insidioso con equilibri vicinissimi, dunque urge un'impennata alla svelta. Mentre io e Angelo, quando andava il servizio di Luca, stavamo cercando di rimembrare quale fosse l'attaccante del Chieri l'anno scorso e quindi prima della fine della trasmissione lo diremo a Mauro, così è contento. Velocissimo sul Novara, mentre Varese è stato anche fortunato, come ha detto Luca. Novara, situazione problematica a dir poco, Mauro e Angelo? Ma secondo me era una situazione dove magari uno non si aspettava all'inizio stagione che il Novara fosse in questa situazione di punteggio. Ha le possibilità sicuramente di risollevarsi, certo per rientrare in un certo tipo di discorso promozione playoff assolutamente, assolutamente. Io la vedo dura perché ogni partita è una sofferenza. Il primo compito del Novara è quello, cioè si è continuato a parlare di playoff fino a 2 settimane fa, basta. Bisogna... Si pensi alla salvezza e evitare il playout, Angelo. Inizio campionato era una delle mie favorite, dopo Palermo, Empoli, mettevo il Novara, è vero che ora la classifica è davvero preoccupante. È altrettanto vero che trovo delle analogie con il campionato scorso, dove il Novara fino poco prima di dicembre era in una situazione analoga. È vero che però non tutti gli anni mette anche, anche perché le altre davanti sono distanti, quindi diventa molto molto arduo. C'è da dire che quest'anno i playoff mi pare siano non a 4 squadre ma a 8 squadre. Prime due passano, c'è più spazio e per poi rientrare. La terza all'ottava fanno i playoff. In promozione, insomma, l'abbiamo detto dopo la 7ª giornata, dopo la 9ª, dopo la 11ª, lo ripetiamo ancora di più oggi, campionato finito. Mercoledì c'è il recupero, a Ornavasso, ghiaccio permettendo, piedi mulera stresa,
se vince il recupero lo Stresa va più 11 o a più 12 sulla seconda, direi che può passare un Natale pensando già agli acquisti dell'eccellenza. Faranno gli scongiuri Filippo Biscuola, presidente Pozzo, però questa è la realtà. Assolutamente sì, io parlavo proprio con Angelo a pranzo, sono andato a vedere lo Stresa in due anticipi. Uno è il primo di campionato contro la Juve Domo, dove lo Stresa ha vinto, ma così da Chito se avesse dovuto dare un giudizio su quale squadra alla lunga avesse più valori. Più valori, e forse sono magari convinto che singolarmente sia ancora così, è la Juve Domo se fosse al completo. Sono rimasto molto positivamente sorpreso dallo Stresa, soprattutto negli attaccanti Cosentino, Farace, perché giocano per la squadra, sono due spine nel fianco per qualsiasi difesa per tutta la partita. Certo che col passare del tempo, grazie sicuramente al lavoro del mister, della società, del direttore sportivo, lo Stresa è diventato conscio delle sue possibilità, perché adesso faccio gli auguri a Fabio innanzitutto, perché oggi so ha fatto l'intervento. Ecco, ha avuto dei problemi di salute. Nulla di grave, un'ernia. Sì, no, so benissimo, però gli facciamo in bocca al lupo. Quando uno è all'ospedale bisogna sempre fargli gli auguri, certo. Secondo me. E ormai va da sola, nel senso che ha preso coscienza delle sue possibilità. Ieri in 4-0 in casa Coromentino, ormai da due o tre partite senza il suo mister in panchina, vuol dire che i meccanismi, gli automatismi sono ormai consolidati. Sono d'accordissimo. Angelo, Tatro, prima di darti la parola, gli auguri a Bozzone, facciamo anche le condoglianze a Pino Gallo, direttore sportivo della Castellettese, che ha perso improvvisamente la mamma, quindi condoglianze a Pino Gallo. Angelo? Beh, la classifica parla chiaro, se lo Stresa dovesse vincere mercoledì va più 11, ha perso solo 2 punti in 14 giornate, poi per la carità nel calcio può succedere di tutto, ma mi sembra un vantaggio incredibile. Credo che possano già iniziare a fare le carte per firmare l'iscrizione in eccellenza. Sono d'accordo. Genialata di Biscuola a prendere Faraci, forse avevano giocato insieme a Cureggio, mi sembra. Bravo lui che l'ha portato a Stresa. Sono veramente una bella punta. Stresa Roventinese 4-0, Alex Aromando. Lo Stresa non si ferma più, batte 4-0 la Roma-Entinese, una partita importante contro la quarta in classifica. Non parte bene la squadra di Bolzoni, andiamo a vedere le azioni. Al 13esimo, Latta lungo per Porto che si invola, tiro e respinta di Allioli. Dicevo, la Roma-Entinese tiene bene il campo, ma al 16esimo contropiede micidiale dello Stresa. Piracini è geniale con il contagoccia a lanciare per Cosentino, che a tu per tu con Pollidini fa 1-0. 29esimo Piracini da fuori con il sinistro, solo potenza e non precisione. Al 31esimo Carfora dentro l'area si gira, ma la palla termina alta sopra la traversa. Al 33esimo bello scambio Marra, con poi il tiro della squadra della Roma-Entinese. Al 34esimo grandissima azione dello Stresa, tutto di prima con Cosentino che poi è bravo a chiudere la splendida azione mettendo in rete per il 2-0. Al 37esimo Soldati da fuori, palla a lato. Al 38esimo Ambrosiani al tiro, vola Pollidini due volte anche se la seconda il gioco era fermo. 43esimo Marra, tiro da fuori deviato in angolo. Al 44esimo Piracini strepitoso in controllo, dribbling e tiro immediato, ma altrettanto bravo Pollidini a respingere. 45esimo punizione di Soldati, Ferrari anticipa tutti ma la palla termina alta. Nella ripresa lo Stresa gioca meglio e legittima il vantaggio. Al terzo Piracini da fuori, Pollidini respinge. 7esimo minuto contropiede dello Stresa con Cosentino che carica il sinistro, vola Pollidini. 2 minuti dopo Soldati, scambio con Cosentino, tiro sul primo palo, ancora una volta bravissimo Pollidini a mantenere in piedi la sua squadra. Al 21esimo Pollidini non può nulla quando Ambrosiani dribbla secco Bovio, tiro cross che si infila in rete per il 3-0. 24esimo Gibin sbaglia, Latta ne approfitta, pallonetto sulla traversa. E al 27esimo Cosentino splendido in verticale per Piracini che rientra e sigla con deviazione il 4-0. La grande giornata dello Stresa termina al 38esimo quando un rigore generoso dato a Baronchelli lo calcia Licai. Aglioli è bravissimo a parare e a mantenere in difesa la porta dello Stresa. Finisce così Stresa 4, Roma-Entinese 0. E adesso lo Stresa chi lo ferma più? Vi chiedo, è il salto maggiore quello della promozione all'eccellenza? Perché stavamo riflettendo su quanti giocatori di questo Stresa potrebbero poi giocare in eccellenza. Non diamo la risposta che abbiamo dato, no? Nel senso che comunque poi è soggettiva. Però è il salto maggiore? Secondo me sì. Nel calcio dilettantistico? Secondo me sì, perché la Juve Domo di 2 anni fa insegna, che d'accordo che ha cambiato delle pedine, ma ha preso anche delle pedine che potevano essere dal masso in me, cioè giocatori di categoria, ma se lo zoccolo duro è formato da giocatori
che quella categoria lì non la masticano, diventa difficile. Angelo? Senza dubbio, dalla terza categoria alla Serie A è il salto più grande che c'è. Due motivi. Il primo, innanzitutto, perché inizia a trovare giocatori che lo fanno di professione, cosa che in promozione difficilmente trovi questa situazione. E il secondo, perché in promozione ti alleni sempre solo di sera, in eccellenza inizi già a trovare le squadre che si allenano di pomeriggio, che lo fanno professionalmente. E incide veramente tanto. Anche se la capolista della Serie D del girone A, il Gian Erminio, si allena rigorosamente alla sera e lavorano tutti i giocatori della Gian Erminio. Le interviste. Ci sono 4 gol tra l'Ostrese e la Romentinese, secondo lei? Domanda difficile. Se li hanno fatti, probabilmente ci sono. In fondo credo che non ci siano 4 gol di differenza, anche se oggi potevano essere effettivamente più di 4 gol di differenza. Commentare un 4-0, che devo dire? È difficile perché è stata una partita un po' strana. Noi abbiamo fatto bene i primi 20 minuti, dove abbiamo messo in difficoltà l'Ostrese. Appena loro hanno fatto gol sono venuti fuori difatti gli stati in animo delle due squadre, quindi l'euforia del momento dell'Ostrese, un momento che dura da 14 giornate, e quello che erano un po' i nostri limiti, i nostri problemini che avevamo in questo momento. È difficile, nel senso, non posso che dal canto mio chiedere scusa al presidente, alla società, perché 4 gol sono veramente tanti, difficile da digerire. Ecco, ho parlato di stati d'animo, no? Ma non c'era uno stato d'animo di una squadra, cioè non voleva una squadra battagliera, insomma, si va a giocare in casa della prima in classifica, voi siete quarti, comunque qualche punto lo si può rosicchiare, no? Allora, qual era lo stato d'animo prima della partita? No, assolutamente, nel senso, noi siamo venuti qui a fare la nostra partita come abbiamo cercato di fare tutte le partite fino a questo momento. Ovviamente noi arriviamo da un paio di settimane dove ci alleniamo, ahimè, in 8-9 giocatori per una serie di situazioni, di infortuni, tant'è che diventa difficile poi fare allenamenti e calcio allenandosi in 8-9, quindi non la prendo come scusante, perché sicuramente avremmo perso comunque. Avevamo lo stato d'animo, io due giocatori li ho fatti giocare oggi, erano due settimane che non si allenavano, quindi diventa difficile, è una situazione difficile a questo punto di vista, dal punto di vista dell'infortunio. Poi per il resto la partita ha detto 4-0. Complimenti in primis ai ragazzi, al gruppo, allo spogliatoio, per come sta dimostrando sul campo, al nostro allenatore che è ancora lontano e spero che presto arriverà, che loro ci sono e lavorano anche senza di lui a distanza, anche se è sempre con noi telefonicamente. Questa è la risposta migliore contro un'ottima squadra che io temevo, perché comunque già i risultati che aveva avuto e dalle partite che avevamo visto, abbiamo visto una squadra molto organizzata, avevano delle mancanze importanti, delle assenze importanti, e poi noi abbiamo approfittato. Complimenti a tutti i ragazzi. Si può dire che il primo tempo non avete giocato benissimo, nel senso che loro vi hanno messo in difficoltà e siete stati bravi in quei due gol, no? Poi il secondo tempo ha legittimato tutto. Sì, ho fatto fatica a trovare le distanze, a prendere campo, ad accorciare i loro esterni, e magari forzavamo le giocate sugli esterni, perdendo palla abbiamo preso all'inizio 2 o 3 infilate, poi abbiamo preso le misure e sicuramente ha fatto un'altra partita. L'ultima curiosità è questa: a livello di staff, no? C'era un po' di paura prima di questa partita, soprattutto come dicevo, quando tu ti fermi una settimana perché comunque non per volontà tua, poi sei costretto a rigiocare e comunque una partita importante, dimostrando agli altri che ci devi essere. Sì, certo, anche se abbiamo continuato ad allenarci sempre bene, quando manca la partita e salti un turno in più, le altre dietro vincono, diventa di pressione ancora maggiore e fa risultato. Oggi l'hanno dimostrato e sono tutti contenti. La vittoria della Juve Domo mi fa piacere per un motivo: il ritorno a gol con una doppietta decisiva di Marco Fernandez, un giocatore che a me piace tantissimo perché mi piacciono quei tipi di giocatori, e poi un ragazzo che a me è sempre piaciuto insieme a suo fratello Andrea. Credo che siano due ragazzi a posto, non ce ne sono tanti seri così nel mondo del calcio. Juve Domo che con questa vittoria mette da parte il momento negativo. Io ho detto che secondo me in questo momento, non so se siete d'accordo, il vero obiettivo può e deve diventare, in attesa di migliorare la classifica, la Coppa Italia, no? C'è questo quadrangolare della morte con Oleggio, Biogliese e Varallo e Pombia, la prima partita al Curotti il 22 dicembre.
è chiaro che dalla Coppa Italia, secondo me, da questo quadrangolare, da questo quindi Biogliese, Oleggio, Varallo-Pombe, Juve-Domo, può uscire una delle prossime squadre che giocherà in eccellenza la prossima stagione. Di sicuro, anche se io credo che la Juve-Domo fra quelle sotto lo Stresa, perché oramai se dovesse vincere il recupero diventa veramente, secondo me, irraggiungibile, o perlomeno deve proprio suicidarsi. Deve avere un periodo negativo nella stessa maniera in cui ha avuto quello positivo per poter rimettere in gioco le altre, ma su quelle sotto la Juve-Domo, secondo me, con tutti i giocatori recuperati, con gli squalificati, con gli infortunati, con gli interventi del mercato che fa, qualitativamente, secondo me, i playoff li fa sicuramente. Angelo? Tolto lo Stresa, che è già andato, e vincendo il recupero va a 18 sulla Juve-Domo. La Juve-Domo può ancora inserirsi nella lotta per il secondo posto, visto che ha 7 punti dietro l'Oleggio. Insomma, puntare solo sulla Coppa Italia mi sembra abbastanza riduttivo, visto che c'è ancora un girone di ritorno. E anche visto la rosa che hanno. E poi, insomma, uscire dalla Coppa Italia può essere, ripeto, si può uscire dalla Coppa Italia. C'è solo un vantaggio della Coppa Italia rispetto al passato, che si gioca quando non c'è il campionato, cioè il 22 di dicembre, il 6 o 5 di gennaio e poi il 12 o il 13. Quindi questo è un piccolo vantaggio. No? Quindi, ma vincendo quella? Vincendo quella va in semifinale e poi c'è solo la finale, quindi paradossalmente vincendo 4 partite sei in eccellenza, quindi questa è la strada più corta, lo dico da sempre, ma le società spesso non se ne rendono. Sì, però ti posso dire, era più corta, ti faccio il paragone in eccellenza l'anno scorso della Pro Settimo, che era partita per arrivare in Serie D, era fuori dal campionato dopo 5-6 giornate, visto che era partita malissimo, lì ovvio che punti tutto sulla Coppa Italia e arrivò in semifinali. La Juve Domo è ancora agganciata al treno playoff. No, quella vittoria di ieri, i pareggi delle altre, sono d'accordo con te, cioè è tornato un po' il sole, no? Prima era una situazione complicata, con la vittoria di ieri e i pareggi di chi sta davanti ha rosicchiato 2 punti, quindi ha rimesso un pochettino il timone sulla strada giusta. Cioè. Anche perché poi non mi sembra che dietro lo Stresa le altre stiano correndo tantissimo, quindi c'è spazio per recuperare. Se fa 6 punti torna in gioco. Virtus Cusio-Oleggio, andiamo a vedercela. È 1-1 tra Virtus Cusio e Oleggio, un risultato che fa piacere sicuramente allo Stresa, un risultato assai contestato dai padroni di casa, che vengono raggiunti nel finale con un calcio di rigore, dopo che 30 secondi prima un analogo calcio di rigore non era stato concesso proprio alla formazione di Roberto Bonan. Le occasioni da rete: al 7° minuto un gol annullato a Blanda per fuorigioco, al 46esimo, primo minuto di recupero, un palo di Marcolli dopo una discesa di Bigoni sulla destra. Di tutt'altro tenore invece la ripresa, e al 3° minuto la Virtus Cusio passa in vantaggio. Franzetti approfitta di un errore difensivo dell'Oleggio e si presenta solo davanti al portiere, invece di calciare preferisce servire Lissoni, che appostato al limite dell'area piccola appoggia in rete. All'8° minuto un diagonale di Blanda, Di Bianco è superato, Natoli sulla linea allontana. Al 12° minuto punizione a girare di Bisesi, Di Bianco respinge con una mano, tepin di testa di Negrello, ancora Natoli sulla linea allontana. C'è un palo anche per l'Oleggio un minuto dopo, palo esterno colpito da Bisesi con un diagonale. Al 20° Silva Fernandez duetta con Marcolli e ci prova da posizione defilata. La sua conclusione termina sull'esterno della rete. Al 24° da Corvino a Lissoni, che si presenta a tu per tu con Falconelli, che respinge la sua conclusione ravvicinata. Al 31° tocco intelligente di Bisesi per Zugliani, che sorprende la difesa rosso-verde su calcio di punizione. Palla in mezzo che nessuno raccoglie. Al 37° Bigoni si oppone con il corpo ad una violenta conclusione da posizione defilata di Zugliani, che era vicino alla porta. E arriviamo al finale caldo. Al 41° mani in area di Gilardengo. Il direttore di gara non ravvisa gli estremi per il calcio di rigore. Sul ribaltamento di fronte, Bisesi viene messo giù in area da Corvino. Questa volta il direttore di gara indica il dischetto, scatenando ancora di più le proteste dei padroni di casa. Dagli 11 metri, lo stesso Bisesi spiazza il portiere e pareggia per il gol dell'1-1. Non è ancora finita, perché al 43° Falconelli con il corpo si oppone a Corvino, che si era fatto largo in area di rigore. Termina 1-1. Io dico che non è facile fare l'arbitro, però certe volte è anche non difficile vedere certe cose. Insomma, quel tocco di mano è veramente clamoroso, gliel'ha appoggiato. Poi c'erano solo, non è che era un'azione
confusa. Sai, secondo me anche gli arbitri certe volte devono imparare le sensazioni. Cioè, quando vedi dei giocatori che quando tu decidi una cosa hanno una reazione istintiva così, ti deve venire il dubbio, ah, forse è successo qualcosa, torno sui miei passi, no? Sei d'accordo, Angelo? Poi in guardaline, allora l'arbitro, sì, non so dove era, può essere che comunque magari era dietro, non vede il tocco di mano, ma forse in promozione non c'è il guardaline. No, sai che mi stai facendo venire un dubbio? No, non c'è, però a parte esserci o non essere, tanto quando ci sono, sono di un influente incredibile, perché io vedo dalla panchina i segnalini. Potresti farlo tu? Sarei più super parte sicuramente, perché anche ieri secondo me la prima mezz'ora non c'è stato un fischio dubbio a nostro favore, e ultimamente quando arrivano questi fischietti che non sono della nostra regione, pensando che arrivano... No, in promozione ci sono gli assistenti, No, sì, sì, no, dico, prima che non è quello. Il prima che non ci sono, mi hai fatto venire un dubbio, no. Stavo un attimo ragionando. Cioè, se ci sono e hanno una valenza è giusto che ci siano, se ci sono e sono solo quelli che devono... segnalarti i minuti di recupero un po' poco, Assolutamente. Andiamo a sentirci Bonan nelle interviste di Donatello Zonca. Partiamo dal finale, non tanto il rigore dell'Oleggio, quello per il fallo su Bisesi, quanto per il Mani non fischiato dalla parte opposta, vi ha fatto parecchio arrabbiare. Ma ci ha fatto arrabbiare perché questa è una regola che probabilmente ha delle interpretazioni diverse a seconda delle categorie, a seconda degli arbitri. Noi pensiamo che pur involontariamente Girardengo avesse passato la palla indietro con un braccio al suo portiere, che quindi quella fosse un'azione da rigore. Se poi aggiungiamo che subito dopo c'è stata l'azione che ha prodotto il rigore per l'Oleggio, a mio giudizio discutibile, perché il giocatore è andato a terra dopo un rimpallo, l'intervento del mio giocatore aveva colpito la palla mandandolo sullo stinco di quello che è accaduto, qualche rammarico c'è, ma c'è perché oltretutto la partita l'avremmo potuta chiudere prima, abbiamo avuto alcune buone opportunità in contropiede dopo essere passati in vantaggio, e quindi il rammarico sostanzialmente è più legato a questo che non agli episodi in quanto tali, perché come domenica scorsa anche oggi una partita che avremmo potuto portare a buon fine chiudendola quando era il momento non ci siamo riusciti. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, al di là dello Stresa che ha vinto ancora e ormai sta facendo un campionato a sé, anche il Varallo Pombi ha pareggiato, rimanete lì nel girone di ritorno, anche la Virtus Cusio, per quanto visto in questo girone di andata, per quanto visto oggi contro l'Oleggio, può dire la sua in chiave playoff. Sì, io sono convinto di questo, lo ero anche all'inizio della stagione, perché ritenevo che noi, pur avendo costruito una squadra tutta nuova, anche con molti giocatori giovani, fossimo un buon gruppo in grado di fare un buon campionato, e credo che questo si veda, si sia visto. Oggi abbiamo fatto una partita secondo me non bellissima, piuttosto contratti nel primo tempo dove non siamo riusciti ad esprimerci molto bene, meglio nel secondo tempo dove abbiamo fatto gol nei minuti iniziali, ma avevamo avuto subito un atteggiamento migliore, una maggiore sicurezza nella gestione della palla, e poi una partita contro un'ottima squadra che non è lì sicuramente per caso, poteva e doveva necessariamente essere una partita con alcuni rovesciamenti di fronte, con alcune situazioni a favore nostro e a favore loro, e quindi una partita equilibrata. Ma rimane questo rammarico di una partita che si poteva tranquillamente avere chiuso con le occasioni che avevamo avuto e che poi ha vissuto questi due episodi decisamente sfavorevoli a noi e che ci lasciano ovviamente molti dubbi e molto rammarico. Sapevamo che era un campo difficile, loro venivano da 8 risultati utili consecutivi, quindi senza sconfitte, sono una buona squadra. Noi ci abbiamo creduto fino alla fine, anche se sappiamo che era difficile, quando siamo andati sotto abbiamo rischiato anche in 2 occasioni, non so, ci abbiamo provato, siete anche magari fortunati sul rigore, un rimpallo che poteva starci, il loro è stato un contrasto di mano, involontario, sono quei falli che a volte si danno, a volte non si danno, non lo so, non lo giudico quell'episodio. Ecco. Guardiamo domenica prossima. Riuscite voi a fermare lo Stresa che sta facendo un campionato a sé oppure... Noi ci proviamo, sicuramente stanno facendo un campionato importante, perché non hanno pareggiato una partita solo, quindi se vanno avanti così è giusto comunque che arrivino fino in fondo.
noi ci proviamo, sappiamo che sono un'ottima squadra, probabilmente hanno entusiasmo, poi comunque hanno vinto anche oggi 4-0 mi sembra con Romentino. Noi ci proviamo, ormai il giorno andato è andato, cerchiamo comunque di fermarle e poi vedremo nel giorno di ritorno. Tanto il giocatore, l'attaccante del Chieri che, di cui ci eravamo persi il nome, era Santoro, che tra l'altro potrebbe tornare al Chieri qualora Montante, come Radio Mercato dice, dovesse andare agli Orizzonti United. Lo Stesa mercoledì affronta il Piedimulera. Il Piedimulera che, se guardiamo la classifica, è un pochettino in difficoltà. Cosa sta pagando? Lo scotto di categoria, il noviziato, che cosa? Forse l'assenza di una vera prima punta. Adesso arriva Elka e arriva Galli in porta. Angelo? Sta pagando un po' tutto questo che hai detto, il fatto di non avere una punta di categoria, il salto di categoria. È vero che tra prima e promozione, come dicevamo prima, magari è meno rispetto a promozione eccellenza, però insomma è sempre comunque una categoria di differenza. Io il Piedimulera me lo aspettavo magari due o tre posizioni più sopra, però insomma si sapeva che è una squadra che doveva salvarsi. Mauro? La penso così anch'io. Credo che dei due rinforzi che hai detto tu, il più importante, non perché sei un mio compaesano, ma credo che Niccolò Galli sia un signor portiere per la categoria. Paga un po' il fatto, ecco, che non so, che Domenico Puzzello di 15 partite ne avrà giocate 5. Quelle che ha giocato sicuramente è inciso. E questo secondo me è importante, e poi sicuramente il fatto di cambiare la categoria. E poi il fatto che non gioca a Piedimulera ma gioca a Villadosso è un altro, ecco, vedi, un altro aspetto da non sottovalutare. Andiamo a vedere un'altra squadra che punta ai playoff, anche se è reduce da 3 pareggi consecutivi. Andiamo a vedere il Varallo Pombia contro il Cossato. Andrea Paleari. Le ha provate tutte il Varallo e Pombia, ma un ottimo Cossato ha imposto lo 0-0 ai padroni di casa. Andiamo a vedere quelle che sono le occasioni principali. Al 29esimo minuto del primo tempo, punizione di Lazzarini, Lancini in tuffo, si fa trovare pronto. Un minuto dopo, conclusione ancora di Lazzarini con la sfera che finisce di poco alta. Al 32esimo si vede il Cossato, Urban al tiro, Accordini in tuffo, però non si lascia sorprendere. Andiamo poi nella ripresa, al 9° tiro di Urban e para Accordini in tuffo. Un minuto dopo, l'occasionissima per i padroni di casa. Va circa, viene atterrato in area da Pizzato, è calcio di rigore. Lazzarini però calcia a lato il penalty. Al 21esimo, punizione di Urban, Accordino si salva. Al 28esimo va al tiro Capacchione per il Varallo e Pombia, Lancini salva però letteralmente il risultato. Al 36esimo Lazzarini per Vacirca, la palla a lato di poco e tutte le speranze dei padroni di casa si spengono poi al 47esimo in pieno recupero quando Pasquali va al tiro da buona posizione, ma la sfera finisce alta sopra la traversa. 0-0 il punteggio finale tra Varallo e Pombia Cossato. Pasquali che sbaglia l'incredibile. Abbiamo visto questa partita. Prima dicevamo di qualche difetto di qualche squadra, gliel'ho chiesto a Ferrero qui, lo chiedo a te Angelo, secondo me forse al Varallo e Pombia manca una boa centrale che gli faccia vincere queste partite, o la partita di Fomarco o l'altra partita in casa che ha pareggiato, no? Che magari giochi male e butti una palla là davanti e il pennellone di turno alla Llorente ti fa gol. Ma è quello che dicevo prima, che è stato bravo Biscuola a prendere Faracci a Stresa, che ti risolve tanti problemi. Mi sembra che la prima punta dalla Serie D alla promozione, la boa centrale è un po' il problema di tante squadre. Andiamo adesso in pubblicità per il secondo ed ultimo break appunto pubblicitario, poi torniamo con le interviste di Varallo Pombia, con l'altro Festival del Gol, anzi tra il Festival del Gol, Fomarco, Castelletese con Omar Papa scatenato, e parliamo anche di prima categoria. Torniamo dopo la pubblicità, andiamo a sentire quello che ha detto ai microfoni di Andrea Paleari, mister Ferrero, e il mister del Cossato Govoni. Quest'oggi possiamo veramente dirlo, sembra un po' la sagra delle occasioni perdute per il Varallo e Pombia. Sì, abbiamo fatto secondo me una buona partita nel complesso, per tutti i 90 minuti, a parte 10 minuti dell'inizio del secondo tempo. Abbiamo avuto tante occasioni, purtroppo non siamo riusciti a concretizzarle come avevamo la possibilità, le occasioni insomma. Senti, un rigore fallito, un secondo rigore sul quale vuoi esprimerti, forse c'era, il pubblico si è molto arrabbiato. Ma non so, sinceramente non lo so, il secondo se c'era, questo lo vedremo poi in tele. Il rigore purtroppo si possono sbagliare, insomma,
mi dispiace più che altro per le altre occasioni che abbiamo sbagliato, ne abbiamo avute parecchie e lì un pochettino più di cattiveria, nonostante avessimo fatto tanta mole di gioco, abbiamo costruito delle buone situazioni, abbiamo fatto a mio giudizio qualità buona, la partita una buona qualità. Senti, rimanete tutti lì, lo Lecce ha pareggiato con la Virtus Cusio, Romentinese addirittura aveva perso a Stresa, e lo Stresa vabbè corre ormai un campionato. Direi che ormai lo Stresa fa un campionato a sé, siamo lì tutte, insomma vediamo di finire al meglio il girone di andata per poi insomma, recuperare qualche infortunato e giocarci tutto nel girone di ritorno. Buona prestazione Cossato, special modo primo tempo, abbiamo fatto vedere anche buone giocate e sapevamo che era una partita difficilissima contro una squadra forte, una delle squadre più attrezzate di questo campionato. È un buon punto, fa muovere la classifica, sicuramente firmato a inizio partita, anche se il primo tempo abbiamo avuto più occasioni noi, poi secondo abbiamo fatto un po' più fatica dopo i primi 20 minuti, ecco, i primi 20 minuti ancora bene, poi siamo andati un po' in difficoltà. Ho detto tante volte, siamo un po' ridotti al lumicino perché siamo proprio contati come rosa, per oggi non posso dire niente ai ragazzi perché hanno fatto una grandissima partita. In più, già che eravamo contati nella notte anche da Quino non stava bene, un po' di influenza. Urban poi secondo tempo anche lui risentimento muscolare, insomma siamo contati, quindi meglio di così non potevamo fare, anche se ripeto abbiamo fatto una grandissima prestazione contro una buonissima squadra e sono più che contento, ecco. Non sono questi campi che insomma che noi dobbiamo cercare di vincere, anche se ovviamente noi cerchiamo sempre di fare la partita, questo sì. Una prestazione da sottolineare, perché non siete venuti qui a Pombia per difendervi, ma avete giocato veramente una partita ad armi pari alla fine, no? A viso aperto. Sì, questo è il mio credo, quello che cerco di trasmettere sempre alla mia squadra. Non ci chiudiamo mai in difesa, cerchiamo di essere sempre compatti, sempre equilibrati e l'abbiamo dimostrato oggi, sono due partite che non prendiamo gol, quindi insomma stiamo lavorando molto su quello, anche perché si prendevano troppi gol prima, però noi cerchiamo sempre di controbattere, non veniamo mai a chiuderci in nessun campo, anche Stresa allo stesso modo, perché questo è il nostro calcio, poi insomma abbiamo qualità e quindi dobbiamo sfruttare anche le nostre qualità, non sempre cercare di guardare altre squadre. Ovvio, prepariamo la partita sapendo le caratteristiche degli avversari, però per il resto poi dopo cerchiamo sempre di andare a vincere su tutti i campi. Non mi veniva da ridere perché stavamo riflettendo su una squadra di promozione, ma non possiamo svelarvi l'arcano. Prima di vederci l'ultima parte di promozione e poi parlare di prima categoria, posso dire che secondo me tutti sottovalutano la Biogliese Valmos. 4 vittorie consecutive, 25 punti in classifica, era partita malissimo, però questa è una squadra che ha giocatori veri, che hanno fatto le eccellenze, mi viene in mente Marazzato, 14 gol l'anno scorso a Gattinara. Non ne parliamo mai, ma attenzione alla Biogliese Valmos, Angelo. Lo dicevamo prima fuori onda, forse adesso, ripeto, tolto lo Stresa, che è irraggiungibile, se dovessi scommettere in questo momento sul secondo posto, la Biogliese è una delle favorite. Fomarco Castelletese 4-4, bomber protagoniste, Mangaroli Celeste e il solito intramontabile Omar Papa. Davide De Tomasi. Tanti gol e tante emozioni al comunale di Pieve Vergonte con la sfida tra Fomarco e Castelletese, finisce con un pirotecnico 4-4, i gol al quarto minuto va in vantaggio la Castelletese dopo una serie di rimpalli in area di rigore, la palla arriva ai piedi di Papa che solo davanti al portiere non sbaglia e fa lo 0-1 al dodicesimo. Tomola tocca in aria a favore di Celeste, la difesa ospite non è strepitosa nei movimenti e Celeste con un pallonetto in sacca l'1-1. Il vantaggio il Fomarco lo trova al 22esimo, gran gol sull'asse Celeste Margaroli che porta quest'ultimo a battere col destro e ribaltare il risultato appunto sul 2-1. Il raddoppio sempre di Margaroli dai 30 metri che si gira, non ci pensa due volte e lascia andare un destro che lascia pietrificato Vassallo e fa il 3-1.
nella ripresa, fischiato calcio di rigore per il Castelletese per fallo di Martinetti su Maugeri e Papa batte taddio siglando il 3-2. Il pareggio arriva al 30esimo sempre con Papa che controlla in area, la prima conclusione viene fermata ma la seconda batte taddio, quindi pareggio. Il 4-3 arriva sempre dai piedi di Margaroli che su punizione riporta i vantaggi ai suoi, ma proprio sul finale di gara negli ultimi 10 secondi viene fischiato il calcio di rigore per fallo di mano di Piffero in area di rigore e sempre il solito Papa sigla il finale 4-4. La Castelletese in 10 secondi si salva, Angelo? Secondo me sì. E anche il Fomarco? Anche il Fomarco. Le interviste di Davide Tomasi, poi velocemente in prima. Mister, partita molto combattuta, alla fine forse pareggio è il risultato più giusto, voi non avete mollato mai. Sì, sotto quell'aspetto sono contento perché insomma ritrovarsi sotto 3-1, riuscire a recuperare 3-3 e poi in 10 loro sono riusciti ancora a farci gol, insomma l'episodio del rigore finale ci stava, siamo riusciti a pareggiarla. Sotto quell'aspetto sono veramente contento, però troppi errori, da una parte all'altra si è visto proprio quando succedono queste partite con tanti gol perché ci sono troppi errori. Nota emotiva però, ho visto qualche tuo giocatore uscito in lacrime per lo sforzo, per il risultato, comunque segno di grande voglia questo. Sì, diciamo che noi arriviamo adesso da un momento positivo, che sono 3 risultati di fila positivi, però indietro abbiamo preso anche una partita 7 gol. Una squadra che prende, siamo arrivati a 39 gol, riuscire a fare il risultato qua è stata una cosa veramente positiva. Mister, partita al limite della battaglia, voi ci avete provato fino alla fine, qualche episodio l'abbiamo messo a sfavore, non è bastato un grande cuore. Però sai, è un punto che nell'economia di alcune situazioni non butto assolutamente via, quindi io sono, come dicevo ai tuoi colleghi, sono abituato a fare le analisi della prestazione della squadra e la squadra ha fatto, secondo me, un'ottima prestazione in 11, in 10. Dobbiamo un po' smaliziarci su alcune cose, su alcuni momenti di pressione, su l'ultima azione abbiamo 20 secondi la palla noi per far finire l'azione dove sta finendo e comunque siamo andati a cercare di chiuderla, però ti dico io ai ragazzi dal primo all'ultimo, anche quelli che non hanno giocato, non ho veramente, ciao Michele, non ho veramente niente da rimproverare, sono siamo andati sotto dopo 3:25 e l'abbiamo ribaltata con una grandissima prestazione. Siamo un po' spaventati all'inizio del secondo tempo, secondo me prendendo un rigore secondo me assurdo, ma detto questo stiamo ad analizzare gli episodi, io analizzo la prestazione, siamo bravi. Comunque è giusto anche sottolineare gli episodi. Tu sei stato espulso, siete rimasti in 10, non è andata benissimo dal punto di vista della sorte, se vogliamo leggerla da questo punto di vista. Sì, no, infatti, guarda, se ti devo dire, allora, giovani così, è chiaro che certe cose le patisci un attimino, no? Però c'è stato un attimo che l'arbitro era lampante, che voleva farla pareggiare questa partita. C'è stata una punizione contro al 90 e 30 secondi che è da rabbrividire. Se hai un taglio di meno giovanile lo guardi e li ridi in faccia uno così, invece essendo ragazzini ti fai portare un attimino dalla cosa, anche a fine partita abbiamo sclerato un attimino, però questo è il progetto e mi sembra che il progetto stia andando assolutamente nella direzione giusta. Davanti stiamo facendo bene con Margaroli, sta facendo benissimo, quindi lavoriamo su questo e adesso abbiamo altre 2 partite fondamentali che sono Cameri e Briga, andiamo a far bene sicuro. Ci tuffiamo nell'ultimissima parte di trasmissione del campionato di prima categoria, dove oramai è un duello conclamato tra Arona e Fondotoce, anche in virtù dei risultati di ieri con le altre inseguitrici che si sono fermate. Chi è la vostra favorita in 10 secondi, Mauro, tra Arona e Fondotoce? Secondo me alla lunga, come rosa, è tutto credo Fondotoce, se non succede. Angelo? D'accordo con Mauro, hanno il miglior portiere e il miglior attaccante di prima categoria. Vedremo. Arona, Ferriolo 4-2, Alessio Combi.
La Rona torna alla vittoria dopo il pareggio di settimana scorsa con una bella prestazione ma un primo tempo molto sofferto. Andiamo a vedere quello che è successo con le principali azioni. Al quarto minuto c'è il vantaggio del Feriolo con Arcieri che lancia a lungo per Cirigliano che con un pregevole pallonetto insacca per la rete dell'1-0. Al settimo, due minuti più tardi, Urban su calcio di punizione trova una sua ormai classica magia e firma la rete dell'1-1. Al tredicesimo, punizione dalla distanza che Guglielminetti non legge bene, non trattiene, arriva Stefani che fa 2-1. Al quindicesimo un Zecva tiro cross che si stampa sul montante. Al ventisettesimo Colombo ci prova, c'è una deviazione ed è super Tassino a mettere in corner. Al ventottesimo Zecva lanciato a rete con un pallonetto, sembra già gol ma la palla invece esce veramente di un soffio. Questo il primo tempo, come avete potuto vedere, grandissime occasioni, grande spettacolo. Nel secondo tempo al nono minuto si apre con Caviglia che serve Musequa che incredibilmente manca il pallone per il gol del pari. Al dodicesimo Caviglia verticale per Musequa che fa 2-2, questa volta non sbaglia l'attaccante della Rona. Al ventiquattresimo Moscattini tutto solo mette clamorosamente fuori. Al trentatreesimo Musequa calcia forte in mezzo, Caviglia zampata vincente del 3-2. Al quarantasettesimo, di fatto all'ultima azione della partita, c'è Notte che crossa per Caviglia, praticamente la fotocopia del gol di prima, zampata del bomber della Rona che trova la rete del 4-2. Dunque risultato finale a Rona 4, Feriolo 2. Subito i protagonisti del match ai microfoni di Alessio Combi. Siamo partiti un po' non lo so, infatti ero molto arrabbiato nell'intervallo con i ragazzi. È un approccio probabilmente sbagliato, non so come mai, perché non c'era mai successo. Loro sapevano che era una squadra che parte forte e l'hanno confermato e ci hanno sorpreso, siamo preso due gol dove ci siamo fatti sorprendere clamorosamente e per cui la partita si è complicata. Dato di essersi arrabbiato con i suoi, allora secondo tempo si è visto un po' il cambio di rotta. Sì, ti ripeto, ero molto arrabbiato tra il primo e il secondo tempo, ma proprio perché è una cosa che non c'era mai successa e ho chiesto ai ragazzi come mai questo approccio sbagliato, questa mancanza di concentrazione, perché i due gol sono frutto proprio di mancanza di concentrazione. Però abbiamo carattere, abbiamo personalità, abbiamo cuore e nel secondo tempo abbiamo ribaltato le sorti della partita. Io ho visto soprattutto una differenza magari a livello fisico dal primo al secondo tempo, proprio magari l'approccio mentale che è stato diverso. Bravissimo, per cui se una squadra nel secondo tempo va e nel primo tempo viceversa non è sicuramente un problema di condizione, anzi sarebbe viceversa se fosse stato. E per cui probabilmente, non lo so, dovremo capire perché non deve più accadere, perché oggi poi siamo stati bravi e non sempre si riesce eventualmente quando le partite poi si incanalano su un binario di quel tipo a ribaltarle, per cui dobbiamo stare molto molto attenti. Poi primo tempo risultato sì in favore della Feriola, però occasioni comunque ne avevate avute di più, avete preso anche un gol magari sfortunato col portiere che non è stato perfetto nella circostanza, ci sono stati anche gli episodi un po' a condizionare il risultato, poi sicuramente la mentalità è cambiata nella ripresa. Sì sì, nonostante tutto, cioè ci sono state delle occasioni anche nel primo tempo, però ti ripeto, cioè comunque siamo andati sotto, per cui i fatti sono quelli. Diciamo che oggi è stata una bella partita, penso che il pubblico che è venuto a vedere la partita di Arona oggi si sia divertito, è stata una partita giocata a calcio da entrambe le squadre, noi siamo riusciti a stare in partita fino a un quarto d'ora dalla fine circa, quando poi noi abbiamo sbagliato la rete del 3-2, l'hanno fatta loro, a quel punto ne avevamo più poca per spingere a recuperare il pareggio. Su quello che riguarda il campionato sono d'accordo, stiamo facendo un buon campionato, l'obiettivo adesso è cercare di mantenere le posizioni. Ecco, la salvezza comunque a vederla al momento oggi, ovvio, toccando sempre il ferro, mi è sembrata comunque una squadra ben messa in campo, con un'ottima condizione fisica e soprattutto che sa giocare a pallone. Sì, diciamo che Calafiore sta facendo un ottimo lavoro, la squadra sta cercando quando può di giocare la palla e giocare su tutti i campi, la condizione fisica c'è, adesso sì, dobbiamo cercare di raggiungere più velocemente possibile i 34 punti canonici della salvezza e dopo, se riusciamo a raggiungere velocemente, toglierci magari qualche soddisfazione. A livello personale cosa ti aspetti da questa stagione? Guarda, rispetto alla stagione scorsa che mi è andata anche di sfiga perché mi sono rotto la tibia, quest'anno mi sta andando tutto bene, quindi continuiamo così, e soprattutto anche per me, a me fa piacere anche segnare, il fatto che si continua a segnare è una bella cosa, e quindi speriamo di andare avanti così e magari anche di vincere il campionato. Ecco, appunto adesso metà opera l'avete fatta, siete campioni d'inverno, perciò... Vabbè, ma non guardiamo quelle cose, campioni d'inverno
Sì, è un modo di dire, ma vediamo alla fine, ne parliamo poi a maggio, aprile, quando finisce il campionato, e vediamo se siamo ancora lì, siamo campioni, per adesso siamo solo in testa e basta. Dunque, siamo arrivati in chiusura di questa puntata, direi tanto per dire un po' sui generi, visto anche lo spazio dato alla Castagna d'Oro. Dobbiamo dire che in seconda categoria dovrebbe essere ufficiale l'esonero di Michele Fioramonti sulla panchina della Ballestrona. A proposito invece di calcio lombardo, debutto positivo di Bigi sulla panchina della Vergiatese, che ha battuto la Bustese, dove invece purtroppo dovrebbe esserci l'esonero di Mauro Lesina, ex tecnico del Gozzano. Io ringrazio Mauro Gaglia, ciao Mauro. Buonasera a tutti. Grazie anche Angelo Ferri. Ciao Daniele, buonasera a tutti. Ci vediamo lunedì prossimo qui a Dilettanti per Dire alle 20.35.